Allora, eccoci qua, amici e amiche all'ascolto, ben sintonizzati, io spero ben connessi, anzi su stapperadio.it. Questa è la Roma, Roberto De Angelis, ad augurarvi il buon pomeriggio, la buona sera, la buona notte, il buongiorno, il buon pranzo, perché oltre che ascoltare la trasmissione in diretta si potrà riascoltare tutte le volte che voi vorrete o desidererete, grazie al file che starà nel nostro sito www.stapperadio.it. La prima connessione è andata a farsi friggere. Cercheremo di recuperare il giornalista Jacopo Palizzi stasera verso le ore 19 con una cartolina giallorossa, anche perché avremo notizie più dettagliate in proposito. Questa è la Roma ogni venerdì insieme a voi, venerdì 17, poi ci sarà venerdì 24 che naturalmente sarà la pre-finalissima, la puntata prima della finalissima di Coppa Italia. Abbiamo una partita con il Napoli che va tranquillamente in secondo piano, perché tutti i cronisti in questo istante, da stamattina pure stanotte, stanno commentando il fatto del nuovo allenatore della Roma. Sembrava già fatta per Mazzarri. Il Messaggero oggi ha pubblicato una notizia che Sabatini sta lavorando al calciomercato giallorosso per Mazzarri, ma da ieri sera da Milano è arrivata una scintilla che ci dice che Berlusconi avrebbe, il signor Berlusconi avrebbe riferito che dopo Siena-Milan Massimiliano Allegri dovrebbe dare l'annuncio che dovrebbe essere il nuovo allenatore della Roma. Non so se sarà così. Nel frattempo c'è Roma-Napoli che a quanto pare sta passando in secondario o in terziario ordine. Io non vorrei che la Roma, presa da mille correnti d'aria, poi stendesse il tappeto rosso al Napoli e facesse fare a Cavani il 29esimo e il 30esimo gol e viviamo tutti bene. Chiaramente la Roma preserverà le proprie forze per la finalissima di Coppa Italia. Vediamo se è così. Dal nostro inviato a Trigoria, da Santa Marinella c'è un tempo abbastanza rigido, a Roma vediamo che aria tira in quest'oggi, sia a livello sportivo sia a livello atmosferico. Federico, ci sei? Sì Roberto, ci sono, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Federico De Angelis, come stai? Insomma, è da ieri che un po' di raffreddore, te invece? È uguale, guarda che a Santa Marinella il caldo se n'è leggermente andato, c'è un'aria piuttosto frizzante e rigida. Veniamo invece a noi, da Trigoria che notizie ci porti? Allora, questa mattina la Roma ha svolto la penultima seduta in vista dell'ultima gara di campionato contro il Napoli e come prima cosa ha svolto prima una parte atletica per poi passare ad una parte tattica, alla quale ha contribuito e partecipato anche De Rossi, e si è svolto un allenamento differenziato per Marquinhos e Balzaretti. L'unico assente dal campo era Martin Schellenberg. E invece, per quanto riguarda appunto la formazione contro il Napoli nell'ultima gara di campionato, avremo una Roma con il modulo 3-4-2-1, fra i pali Lobont, in difesa Marquinhos, Castagne e Burdisso, a centrocampo Torosidis, Pjanic, Bradley, Florenzi, sulla tre quarti Lamela e Marchigno e come unica punta a destro. E infatti a questo punto credo che Andrea Zoli risparmi Osvaldo, comunque, perché in vista della finale di Coppa Italia contro la Lazio è meglio comunque tenere sempre al meglio i propri giocatori e tentare appunto il tutto per tutto in una partita che varrebbe sia la qualificazione in Europa, sempre parlando dei preliminari non direttamente, e un trofeo anche di fine stagione. Federico, non ci sarà Francesco Totti? Ha squalificato, giusto, no? Sì, sì, giusto, perché è stato espulso a Milano contro il Milan e che devo dire, comunque penso può essere un fatto positivo comunque per Totti di non giocare contro il Napoli, appunto risparmiamo il capitano per una partita che sentirà moltissimo, si sa, il capitano e tutti i propri tifosi romanisti. Federico, veniamo un attimo a noi, visto che con la favolosa, mitica, misteriosa bionda sei entrato in quel di Trigoria, così mi raccontano le leggende popolari, ma ci pensano alla partita con il Napoli o stanno tutti pensando al nuovo allenatore della Roma? No, al momento sono più concentrati ad altro, cioè sia appunto, come si sa bene già da tempo, alla finale di Coppa Italia ed anche riguardo il nuovo tecnico della Roma. E si parlava di giorni fa appunto proprio di Mazzarri, ma da ultime notizie sembrerebbe che sia più vicino Allegri addirittura che Mazzarri.
Ma come abbiamo sentito poi prima con Jacopo Palizzi, perché non so se è venuta la registrazione, se no la riproporremo stasera intorno alle 19. Siamo più contenti che venga Mazzarri o Allegri? Perché Mazzarri è la certezza, ma Massimiliano Allegri con una squadra veramente smembrata è riuscito a portare il Milan al terzo posto, per cui qualcosa di calcio ci capirà pure, no? No, ma io personalmente devo dirti che secondo me entrambi gli allenatori sono degli ottimi allenatori perché comunque quest'anno Mazzarri ha contribuito appunto in campionato a fare un'ottima stagione, a far arrivare il Napoli secondo, peccato per l'eliminazione subito in Europa League, però devo dire che comunque una squadra come il Napoli è riuscita a fare grandi cose. I complimenti hanno fatti altrettanto a questo punto anche a Massimiliano Allegri perché comunque da come era partito il Milan penso che nessuno adesso si aspettava che giocasse per il terzo posto e quindi accedere ai preliminari di Champions League, nonostante poi cessioni pesanti come Ibrahimovic e Thiago Silva. Perciò a questo punto insomma staremo a vedere, ma penso che o Mazzarri o Allegri siano gli allenatori perfetti per questa Roma, poi dovremmo valutarlo anche piuttosto dalla campagna acquisti, però io personalmente non so, mi ispira più fiducia Allegri. Federico, ma chi ci pensa alla partita col Napoli? Solo noi altri? Beh, se andiamo ad analizzare, comunque è una partita che ormai non rappresenta molto perché comunque si sa, la Roma adesso è fuori dalla zona Europa perché vista 4 punti, anche se faccio un esempio, se la Roma vincesse contro il Napoli e l'Udinese perdesse a San Siro contro l'Inter, andrebbe a punto e non servirebbe a niente. Ma secondo me comunque è più una partita che serve per cercare di chiudere la stagione a 62 punti e chiudere almeno bene l'ultima gara di campionato davanti al pubblico, ma sicuramente si starà più con la testa altrove. Non penso i giocatori sforzeranno al massimo le loro forze, le terranno comunque, le manterranno. Federico, ci stanno arrivando messaggi da Napoli, ci scrive Maria, ci scrive Teresa, ci scrive Nicola, ci scrive Pino, dicendo che Cavani segnerà almeno una tripletta. Che rispondiamo? Beh, questo era purtroppo una cosa che era avvenuta all'andata e a questo punto non so, vedremo insomma come reagirà il tifoso della Roma ed anche come reagirà Lobont fra i pali, ma non è questo quello che mi preoccupa, l'importante comunque è cercare di giocare sempre una buona partita e di risparmiare abbastanza le forze per la finale, tanto ormai secondo me non cambia niente il risultato di domenica, è più quello del 26 che sarà molto importante, determinante. Federico, ma è più probabile la presenza di Lobont o quella di Stekelenburg? Cosa hai visto stamattina tu? No, sinceramente è più quella di Lobont perché Stekelenburg neanche ha preso parte all'allenamento, perciò penso quasi sicuramente Lobont. Perché vedo che certi siti stanno dando il ballottaggio tra Lobont e Stekelenburg. Da quello che ho visto stamattina comunque dovrebbe essere più certo Lobont, poi penso che Stekelenburg comunque lo riservi appunto per la finale contro la Lazio, perciò credo più Lobont a questo punto. Poi insomma, queste sono tutte cose che possono avvenire all'ultimo momento, salvi imprevisti, però credo Lobont comunque. E poi Federico, scusami, non vorrei dirlo perché io sono un estimatore di Stekelenburg, pure quando giocava con i Cocea lo chiedevo a gran voce, ma il modesto, tra virgolette, Lobont si è dimostrato molto più sicuro di con i Cocea e lì non ci piove, ma anche dello stesso Stekelenburg, per cui Lobont potrebbe rimanere come buon secondo portiere anche per il prossimo campionato. Senza dubbio, perché comunque se andiamo a vedere quando Stekelenburg ormai non era al meglio della forma e Zeman aveva fatto giocare al suo posto con Cocea, ho notato che comunque Lobont, nonostante non abbia giocato molte partite in campionato, quelle partite che ha giocato è stato molto fondamentale e anche ottimi interventi ha fatto. Quindi per me è un portiere appunto che deve rimanere e che se giocasse anche più spesso, non dico titolare, però insomma ci sarebbero buone possibilità secondo me. Federico, allora noi oggi ci lasciamo in attesa della puntata di venerdì prossimo, che sarà per la vigilia della finalissima di Coppa Italia Lazio-Roma, o Roma-Lazio che dir si voglia. Non lo so se la Roma avrà buone chance, medie chance, poche chance, ne discuteremo venerdì prossimo. Io per il momento ti do due comunicati di servizio. Il primo, che ti manda un SMS di saluti il nostro Virgilio, saluti per Federico, quindi sei pregato di ricontraccambiare l'SMS. E il secondo, da parte del nostro direttore Stefano Tini da Roma, che dice che vorrà avere le
ultime dai campi, quindi dalla Roma alle 19:45, o con te o con me nell'ambito della trasmissione 10 più Jolly. Va bene, Roberto. Ok, per il momento io ti ringrazio, buon pomeriggio. Poi Federico, rimaniamo così per oggi, che se avessi novità più sicure sul nuovo allenatore della Roma ci potrà interrompere in qualsiasi istante e intervenire in diretta. Va bene, non mancherà del senso il mio intervento in quel caso. In quel caso sì, d'accordo, grazie Federico, buon fine settimana. Buon fine settimana anche a te, Roberto. Ciao, grazie. Ringraziamo così Federico De Angelis, sempre molto prezioso. E qui, signori miei, avviene un qualcosa che non mi sta convincendo, perché Mazzarri, Federico ci porta delle indiscrezioni, anche lui, che sarebbe in vantaggio Massimiliano Allegri, come nuovo mister della Roma. Effettivamente però, come diceva Jacopo Palizzi prima, Silvio Berlusconi quando decide di fare comunicazione mediale è sempre il re, è bastata forse una sua ipotetica, perché noi non lo sappiamo ancora, dichiarazione a un giornalista romano che ha fatto subito il giro dell'etere. E io ripeto ancora, sì, Toto allenatore ok, ma chi ci pensa a Roma-Napoli? Forse noi altri soli? Vediamo un po' se abbiamo Virgilio in linea, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori. Buon pomeriggio al grandissimo amico di questa Roma, Virgilio. Su Facebook la sua pagina è Virgilio Virgi, e ogni sera dalle 21 alle 24 su Radio Manamanà FM 90 e 900 conduce La Storia Siamo Noi, giusto? Bravissimo. Esatto, che è una trasmissione, attenzione, atipica, fuori dal coro, perché i protagonisti della trasmissione stessa siete proprio voi, tifose e tifosi giallorossi, e anche tifosi di altre squadre che fanno sempre i loro complimenti, le loro felicitazioni a una trasmissione, pensate, che scorre, è serena, è chiara. E lo stesso Virgilio continua a dire: ragazzi, guardate che parliamo di calcio, quindi attenzione, parliamo sempre di un gioco, dei giocatori. Esatto, parliamo della Roma e amiamo questa squadra, però diamo il degno e il giusto valore a questa maglia giallorossa. Veniamo a noi, Virgilio. Allora, prefazione di questa puntata è: c'è Roma-Napoli, ma non ci pensa proprio nessuno, perché tutti stanno impazzendo, tra virgolette, chiaramente si parla di pallone, per il Toto allenatore della Roma, perché dopo che ieri sera Silvio Berlusconi forse avrebbe pronunciato una certa frase, c'è stato un terremoto mediatico e il trono, che era già di Mazzarri, comincia a diventare sempre di più di Massimiliano Allegri. Come lo commenti tu questo? Beh, io non lo so come commentarlo, se è una battuta, se è stata così uno scherzo, se lo pensa veramente. Poi sai, certe cose quando ci sono tante e tante persone, lì parliamo di decine e centinaia di persone che erano a questa scena elettorale. La confidenza l'ha fatta ad Alberto Polifroni, che conosci benissimo. Come no, conosciamo insieme benissimo, vero? Si conoscono così di vista, ma può darsi che l'ha detto convinto, può darsi che l'abbia detto a mo' di battuta, può darsi che l'abbia detto tanto per ridere, non lo so. Allegri, ormai sono mesi che si parla di Allegri da Roma come un possibile allenatore futuro, come si parla di Mazzarri. Non lo so, io non sono di quelli, io non conosco la verità, anzi ti dico la verità, credo che dalla Roma non è uscito mai nulla, né da parte di Sabatini né da parte di Baldini, quindi evidentemente loro sanno quello che stanno facendo e sanno quale sarà l'allenatore della Roma, altrimenti credo che qualche cosa avrebbero detto, no? Esatto, vanno affari spenti su questa storia, quando appunto, sono affari spenti... Adesso vedremo alla fine, io tanto credo che prima della finale di Coppa Italia la Roma ufficializzerà il nome dell'allenatore. Adesso se sarà martedì o mercoledì non lo so, però sono convinto che entro giovedì lo sapremo. A quel punto vedremo come hanno lavorato, nel senso che se sarà Allegri, e il nome di Allegri ormai si fa da molti più mesi che di quello di Mazzarri, no? Sì, evidentemente, sì, sì. Evidentemente già avevano operato, già lo sapevano. E quindi va dato merito alla società, perché ha trovato un allenatore importante.
Enrica del Tuscolano, un grande abbraccio a Virgilio, ma noi grazie. Non vogliamo gli scarti degli altri. Che significa? Scusa. Non è uno scarto, perché i migliori allenatori italiani sono Conte, Mazzarri e Allegri. Non è uno scarto. Il signor Allegri ha un contratto di un anno ancora con il Milan. Evidentemente lui sperava che il contratto glielo rinnovassero, e credo che se lo meriti anche che glielo rinnovino, sì, il contratto. Sì, beh. Se loro hanno altre idee o hanno fatto altre valutazioni, non è uno scarto. Gli scarti sono altri. Se adesso a Roma diventa uno scarto un allenatore che in 3 anni è arrivato primo, secondo e terzo, io dove viviamo? Io non ho capito perché noi a chi siamo abituati. Cioè, dopo Capello, qual è questo allenatore fenomeno che ha vinto e ci aveva le bacheche piene? A me non mi risulta, a te ti risulta che è venuto qualche allenatore dopo no, Capello? Aveva le bacheche piene di trofei? No, assolutamente no. Allora adesso stiamo sorcendo il naso con Allegri. Alberto, io non mi capacito comunque. No, è vero. Alberto, che non è Alberto Polifroni, e ci scrive dalla zona del Quadraro. Un grande abbraccio al mitico storico Virgilio. Deve venire Rafa Benitez. Vabbè, col senno dell'immaginazione, io penso che non lo so. Fammi salutare il mitico Quadraro, un abbraccio forte. Esatto, però diciamo col senno dell'immaginazione, ognuno di noi vuole il suo allenatore preferito, o mi sbaglio? Ognuno di noi ce l'ha in testa, non l'importante è che si parla di allenatori di un certo livello, no? Quando parliamo di questi allenatori, comunque parliamo di allenatori che hanno allenato grandi club, no? E che hanno avuto dei successi. Se stavamo a parlare di Pioli, De Mastrantonio, De Cosmi, De che ne so, dimmi in altri 7-8, io mi scordo pure. Stefano Pioli. Allora, già lo nominavo, parlavamo di allenatori di seconda fascia, no? Se la Roma punta e la Roma avrà un allenatore che si chiama Mazzarri, Allegri, Benitez, comunque parliamo di allenatori diversi. Poi ognuno ha le sue preferenze, ma quello è un altro discorso. Ma un allenatore che ha allenato il Milan, che ha vinto lo scudetto, ha fatto comunque un buon campionato, perché tu lo sai che il Milan, la rosa del Milan, è iniziata in un modo e finita in un altro, no? Sì, ma era smembrata la squadra, no? Perché appunto, e quindi adesso stiamo storcendo il naso perché viene Allegri. Io non ci ho parole, guarda, veramente non ci ho parole. Anche perché Allegri ha dato la dimostrazione pratica che ha lavorato con i cocci che gli sono rimasti. No, ma comunque è un allenatore che ha allenato il Milan. Cioè, di che stiamo a parlare? Noi siamo abituati a allenatori diversi, purtroppo, negli ultimi anni, no? E quindi io non ho capito. Adesso a Roma siamo diventati talmente esigenti che pretendiamo chi? In Italia i migliori allenatori in Italia sono Conte, Mazzarri e Allegri. Allora, Conte è improponibile per tanti motivi, lo sa meglio di me. Sì, Mazzarri esatto. È uno e Allegri è l'altro. Chi viene dei due a Roma, comunque da Roma prenderà un bravissimo allenatore. Io non ho capito dov'è il problema. Non lo so. Certo, uno tatticamente gioca in una maniera, uno tatticamente gioca in un'altra. Poi a uno gli può piacere più Allegri, a uno gli può piacere più Mazzarri. Io per esempio preferisco Mazzarri, ma se viene Allegri sono contento lo stesso. Daniela da Via Libero Leonardi, Cinecittà Est. Se venisse invece Roberto Mancini, boom. No, perché Mancini credo che possa anche venire, ma stiamo parlando. Io credo che la Roma abbia bisogno di un allenatore che è abituato da anni al campionato italiano, per tanti motivi, e quindi credo che Mancini in questo momento non faccia parte di questi tipi di allenatori. È più inglese di fatto che usuale. Si è abituato a un altro mondo, ad altri tipi di giocatori. È un altro mondo quello lì, capisci? Molto più professionale, è diversa la stampa, è diversa la comunicazione. Questa è una città, questa è una giungla. Ci sono 50 radio che parlano della Roma dalla mattina alla notte, ci sono giornali che bombardano e parlano solo di calcio, ci sono decine di TV che parlano di calcio. A Roma ci vuole un altro tipo di allenatore. Ci vuole abituato troppo bene, capito? Sì, è vero. Il calcio in Inghilterra è un altro mondo. Enrico da Piazza Roberto Malatesta, grande abbraccio a voi due, sono contento che hai tra i tuoi ospiti Virgilio, per carità, siamo amici da tanto tempo. Dimmi che non sono un ospite io. No, sei una voce amica. Lo saluto e lo abbraccio, ma io non sono ospite. Esatto, è una voce amica come... Gli ospiti sono altri, gli ospiti. Sono voci
mica tutti quelli coloro che intervengono qui a Questa è la Roma, ci mancherebbe altro. Diceva questo ascoltatore da Piazza Roberto Malatesta, non dite niente su Balotelli, allora perché no? Che sto a parlare di Balotelli? Vabbè, è di fatti, però do una piccola prefazione. Allora, è troppo comodo buttarla esclusivamente sul falso razzismo. C'è gente anche idiota, purtroppo, che appella con degli epiteti irripetibili il signor Mario Balotelli, ma il signor Mario Balotelli non fa nulla per essere simpatico ai tifosi avversari di tutta Italia, e in questo presunto falso razzismo ci sta sguazzando letteralmente. Virgilio, non so se sei dello stesso mio pensiero oppure la vedi differentemente. Io continuo a dire, come sto dicendo dalla partita contro Mediolanum di una settimana fa, che Balotelli, a prescindere dal colore della pelle, è inviso alla stragrande maggioranza del mondo dei tifosi, io lo chiamo degli ultras, però lasciamo stare gli ultras, e diciamo che non è molto simpatico a qualunque tifoseria italiana, perché lui ha un modo molto arrogante, ha un modo tutto personale per essere inviso, per i suoi atteggiamenti, perché lui è un grande provocatore. E lui adesso, siccome fa il furbo, in questo momento lui sta facendo il furbo, sapendo che lui comunque in qualunque stadio dove lui va a giocare, con qualunque tipo di maglia, lui è un giocatore che è stato sempre fatto attenzione di certe cose, perché, ma la colpa è la sua. Adesso lui sta facendo il furbetto, dicendo che invece lo contestano, o è deriso o è insultato per il colore della pelle. Ma io non ci casco, perché Balotelli in tutti gli stati italiani è insultato non per il suo colore della pelle, ma perché è un provocatore. Esatto. Basta che guardi quando segna, come si fa. Hai visto che fa quando fa un gol? Sì. Ha quell'aria di sfida verso tutti, no? Verso gli altri, e quindi lui se ne cerca. Eppure è un ragazzo di 20 e passa anni che non gli manca nulla, soldi, donne. Ma evidentemente c'è qualche problema che viene da lontano. Io non lo so qual è il suo problema, non mi interessa manco saperlo. Non lo discuto come giocatore, perché è bravissimo a giocare al calcio, però lui ha un modo di interporsi sbagliato, perché ci sono tanti giocatori di colore in Italia, no? Che giocano in Italia, o sbaglio? Come no? E noi non mi pare che tutti i giocatori di colore in tutti gli stati italiani sono fatti oggetto di determinate cose. Lui sì, lui in qualunque stadio va a giocare, ma come mai non se lo chiede? Cosa c'entra il suo colore della pelle? È vero, Virgilio, nella stessa partita contro il Milan, per esempio, Costan, Zapata e Boateng, che sono di colore, dimostratemi il contrario, non hanno ricevuto tutte quelle bordate di fischi che ha ricevuto Mario Balotelli, quindi un motivo ci sarà pure, no? Guarda, se avesse parlato un altro giocatore di colore, mi segui? Sì. E non si chiamava Balotelli, potevamo fare questo tipo di discussione e potevamo affrontare questo argomento in una maniera diversa, ma con lui no, perché con lui il fatto di essere razzista o non razzista non c'entra niente. Se era un altro giocatore, ti ripeto, allora avremmo potuto affrontare il discorso in maniera diversa, però siccome si parla di Balotelli è fischiato e inviso a molti tifosi in tutti gli stati italiani per i suoi comportamenti, non perché c'è un altro colore della pelle, punto. Ecco, questo spero che sia. E lui, siccome fa il furbo, adesso ha preso a pretesto, perché poi ti fai bello col fatto, no, ce l'hanno tutti con me, perché no, non è vero. Balotelli non è vero, forse per qualcun altro sì, per te no. Esatto, ma dalla Roma e dai romanisti, i signori Blatter e Platini, secondo te cosa vogliono con questa ipotetica lezione di civiltà e educazione a noi di Roma? No, vabbè, loro sono molto furbi, perché loro cercano di fare un discorso generale, no? Non è che adesso è perché è successo durante una partita di campionato. Sai, se Boateng si arrabbia durante un amichevole contro la Pro Patria, sì, non gliene frega niente a nessuno. Sai, durante il campionato di calcio, quando accadono queste cose, poi succede a una grande squadra, un grande club come il Milan, no, per esempio, no? E quando giochi contro il Milan, c'ha un altro ego, perché forse se fosse successo, che ne so, a Chievo Bologna, come già è successo, o a Chievo da un'altra parte, avrebbe avuto meno enfasi tutto questo discorso, no? Perché poi si tratta sempre di vetrine. Poi, a parte che pure Blatter e Platini non la pensano nella stessa maniera.
perché ognuno dice no, è giusto le multe, quell'altro dice no, prima bisogna indagare. Ma tanto adesso va di moda questo discorso del razzismo contro il razzismo, no? Che te devo dire? Ma secondo me non c'è razzismo però in questo ultimo. Perché invece progetto. Nel mondo nostro reale comune, quello che viviamo quotidianamente, non c'è? Difatti, no. Però non se ne parla, ma come mai? Solo col calcio se ne parla? No, ma mi perché si deve... il calcio dà un'altra enfasi, vedi, esatto. Che ne stiamo a parlare anche noi. Mi si deve spiegare perché se ne parla solo con Mario Balotelli. Non so se hai seguito le dichiarazioni dell'epoca del portiere Sorrentino, che all'epoca... Come no? È meglio che non ci viene a Verona, come non me ne ricordo. Esatto. Perché lui ha istigato anche quella tifoseria e quella città. Ma perché si deve comportare così un professionista strapagato oltretutto poi? Ma non lo so, perché evidentemente ha quel carattere, io mi auguro per lui, per la sua famiglia, che cambia qualcosa, perché è un peccato anche, no? Perché poi gioca con la maglia della nazionale. È vero. È un giocatore della nazionale, se fosse per me non l'avrebbe mai indossata, ma questo è un altro problema mio personale. Però ti voglio dire, dovrebbe avere lui un'altra immagine, no? Certo. Ma non ti ricordi che, ma non lo vedi mai con quell'aria di sfida? Lui segna un gol, si mette come in una statua di sale a guardare gli avversari con quella sfida, no? Ma chi sei? Ma vai a gioire con i tuoi tifosi. Giusto, giusto. Virgilio, teniamo i motori accesi perché Anna, che ci segue da Cologno Monzese, io ringrazio la signora o signorina, non so chi sia, mi scrive anche sulla pagina privata di Facebook. Guardate che Mario Balotelli ha lo stesso carattere del vostro Svalto, quindi se condannate l'uno dovete condannare pure l'altro. Oh, guarda, Svalto c'ha mille difetti, io caratterialmente a me non mi piace, quindi metto subito in chiaro una cosa. Caratterialmente a me non piace, io vorrei che lui avesse altri di comportamento, però Osvaldo, credo, mi sembra che non sia uno che cerca rogna o cerca di mettere zizzagna, che poi ha avuto dei comportamenti così non piacevoli con noi tifosi della Roma, è un discorso, ma non mi pare che Osvaldo, quando va a giocare a Milano, a Torino, a Napoli, a Bologna, a Firenze, cerca in qualche maniera di prendere in giro, offendere o fare l'istigatore contro le altre tifoserie. A me non mi risulta. Neanche a me questo. Osvaldo, se ha avuto qualche problema, ce li ha avuti con noi tifosi della Roma, non con i tifosi di Milano, di Torino, di Bologna. Balotelli i problemi ce l'ha con tutti. È vero. Quindi non mettiamo Balotelli e Osvaldo sullo stesso piano caratteriale, anche se a me il carattere di Osvaldo non mi piace. Esatto, diciamo che Osvaldo ha un problema interno con la tifoseria giallorossa che io spero si risolva una volta per tutte. Forse è stato anche risolto, però è un problema della Roma e di Roma. Non è un problema il signor Balotelli, i problemi ce l'ha con tutti. Quindi... Anna, la tua radioascoltatrice? Prego? Anna si chiama quella? Sì, Anna da Cologno Monzese, sì. Cara Anna, non mettere sullo stesso piano, perché Balotelli i problemi ce l'ha con tutti, Osvaldo i problemi ce l'ha a Roma con noi, quindi è una cosa diversa. Sono due situazioni differenti. Appunto. Veniamo un attimo alla Roma come gioco, ma a Roma-Napoli chi ci pensa? Nessuno? Vabbè, pensiamoci a te, che te devo... No, nel senso che tutti proiettati sul nome del nuovo allenatore... No, guarda, l'unico, non è che... ormai il campionato per la Roma è finito, purtroppo, perché la Roma, anche se arriva sesta, non è che ottiene qualche cosa. Capito, io mi auguro che comunque non arrivi sotto le quaglie, come le chiamo io, no? Quindi io ci terrei particolarmente, a parte la mia avversione calcistica, lo ripeto, avversione calcistica contro il Vesuvio, quindi sarei contento a prescindere che la Roma li batte, ma io mi auguro e spero che le quaglie non vincano a Cagliari o a Trieste. Dove giocano col Cagliari? A Trieste, dove giocano? Sì, giocano a Trieste contro il Cagliari. Ecco, ma non giocano a Cagliari, credo che giocheranno da un'altra parte, a Trieste penso. A Trieste, dovrebbe essere Trieste, sì. Io mi auguro che loro non vincano, noi vinciamo, così sarà una soddisfazione misera dopo un campionato fallimentare, no? Però già arriva sopra di loro a me già mi fa contento, quindi però, io mi auguro comunque a prescindere che la Roma batta il Vesuvio. Esatto, sì. Però come dici tu, la Lazio oltretutto deve battere il Cagliari a Trieste e deve sperare che l'Inter almeno pareggi con l'Udinese. L'Inter di questi tempi non penso che pareggerà con l'Udinese o addirittura vincerà, per cui il campionato per le romane... So, anche se poi sai, lì è una questione di stimoli, Credo che l'Udinese abbia molti più stimoli della Longobarda.
anche perché l'Udinese ci ha abituato a questo gioco, prende la posizione UEFA, smantella la squadra, prende i soldi per andare in UEFA e poi ci fa un'altra squadra. Sì, fa poi gioca due o tre partite perché la fanno sempre fuori. Esatto, per cui... poteva andare meglio il campionato della Roma, secondo te? No, doveva, no, doveva, perché la Roma ha un organico che poteva benissimo lottare per il terzo o il quarto posto massimo, che la Roma ha un buon organico, non ha un grande organico, ma la Roma ha un buon organico e doveva comunque assolutamente stare al posto della Fiorentina, perché l'organico della Roma secondo me è superiore a quello della Fiorentina. Ci fosse purtroppo ha sbagliato scelte tecniche, cercando allenatori che la fanno dell'utopia il loro oppio, e quindi abbiamo pagato quello. Speravamo con l'avvento di Andrea Zoli di trovare un po' più di normalità, sembrava che avessimo trovato un po' più di normalità, e invece poi le partite più facili, quelle più abbordabili, le abbiamo completamente sbagliate, perché se la Roma fa il suo senza strafare, fa il suo, batte il Pescara, batte il Chievo, guardando stava la Roma. Esatto. Appunto. Luigi, tifoso della Lazio, dice: sono intervenuto una volta anche nella trasmissione di Virgilio questa è la Roma, non è di Virgilio, che hai scritto, scusa, aspetta. Allora, sono intervenuto anche una volta nella trasmissione di Virgilio, la storia siamo noi, vi apprezzo molto per la vostra sportività, però non vi illudete perché la finale di Coppa Italia è una partita secca e non è detto che la abbiate già vinta voi. E chi l'ha detto? Io non l'ho mai detto, lo penso. Anzi, io dicevo sempre, e Virgilio ne è buon testimone, cerchiamo di prenderci una posizione UEFA nel corso del campionato, perché poi la finale secca è sempre una partita a sé stante, il derby è una partita particolare. Basta un episodio. Basta un episodio. E la partita è finita. E tu guarda il Chelsea come è riuscito a vincere la Coppa UEFA, no? Ha giocato bene il Benfica, hanno vinto loro. Sì, alla fine un episodio ha condannato il calcio è quello, molte volte, Tu ricordati come il Chelsea ha vinto la Champions, te lo ricordi? Sì, sì. Hanno dominato quell'altri, dovevano stravincere quell'altri, hanno fatto un tiro e hanno vinto loro. È vero, perché no? Il calcio è assurdo e bello anche per questo, magari, no? Molte volte è drammatico per questo, tra virgolette, perché poi i drammi nella vita sono altri. È vero, bravo. Ho sempre di calcio, però purtroppo il calcio è questo qui, Nicola dalla Rustica. Ciao Nicola, buon pomeriggio anche a te, grazie per i complimenti. Grazie. Facciamo solo semplicemente delle chiacchiere sulla Roma. Dice: io vorrei vedere una partita dove la Lazio giganteggia, fa da padrone e poi noi con un tiro che loro deviano in autogol perdono la Coppa Italia. Sarebbe la partita più bella per me. Anche a me non mi dispiacerebbe. Io invece preferirei che la Roma dominasse dal primo al 90° minuto. Ma tu perché sogni delle cose difficili, perché purtroppo durante gli ultimi derby non è quasi mai successo. Però io sarei contento. Sarebbe una finale che potrebbe finire ai calci di rigore, Virgilio? Penso di sì. Sai le coronarie dove ci arriveranno? Ma c'è, i rigori, se poi noi non ci abbiamo bei ricordi con i rigori. Vabbè, ma una bella cinquina di rigoristi ce l'abbiamo o no? Sì, però sai, io quando penso ai rigori penso sempre a Roma-Liverpool, chissà perché. Che non ce lo togliamo dalla testa, Che se poi ci abbiamo vinto svariate Coppa Italia noi ai rigori, Non sì, è che sì. Non abbiamo vinto le Coppe Italia ai rigori, noi abbiamo vinte. Però quando penso ai rigori, alla lotteria dei rigori, mi viene sempre in mente il Liverpool, quindi non ci voglio pensare. Virgilio, ma è meglio la lotteria dei rigori piuttosto che l'antica storica monetina testa o croce per chi vince? A me almeno un aspetto tecnico. Nel regolamento di Coppa Italia perché non inseriscono una norma? Questo ce lo scrive Luigina, la salutiamo da Piazza Vescovio. Luigina dice: zona mia, ciao Luigina. Esatto, da Piazza Vescovio ci scrive: ma perché non mettono una regola che se la prima partita di finale finisce in parità si ripete dopo 48-72 ore? Oddio, per me sarebbe meglio, però sai, già è lungo il campionato, già giocano tante partite. Credo che la soluzione migliore è quella che c'è adesso. Alberto, che ci scrive? Scusate, ecco, se me la lasciate così il monitor, grazie. Allora, Alberto M
perché il cognome l'ha messo per esteso, candidato per una lista alle comunali, perché io non faccio pubblicità, non ho accettato nessuno, quindi non faccio pubblicità per nessuno, caro Alberto, anche se mi dici di dire il nome della lista non la dico assolutamente, neanche quella di mia simpatia, per cui fermo lì. Allora dice, il sindaco, il questore, il prefetto e il TAR del Lazio sono miopi perché con la coincidenza delle elezioni comunali la partita doveva essere spostata di almeno 7-10 giorni. 7-10 giorni? No, volevamo giocare a Ferragosto. Allora andavamo a giocare a Pechino, facevamo prima, prendevamo pure un pacco di soldi. Che poi ognuno può dire quello che gli pare, io rispetto a tutti. Però forse poteva essere rinviata, che ne so, al martedì, non lo so. Però poi i soliti problemi, è un giorno feriale, è un giorno lavorativo, tanti non possono andare allo stadio. Vedi che c'è, non fa mai contento nessuno. Giochi alle 6, c'è dei problemi, giochi alle 9, qualcun altro c'è altri problemi. E giochi al sabato e non va bene perché magari tanti hanno i negozi, chiudono tardi. Io non so che dirti. Roberta da Morena, oggi si è impazzito la nostra tabella luminosa. Roberta da Morena, ma pensate che giocare alle 18 se c'è qualche idiota o delinquente che vuol fare casino non ci sarà lo stesso? È interna all'otto. Perché questo. Non c'è un orario in assoluto in cui se hai la sicurezza, hai al mille per mille la certezza che non possa accadere nulla, non è quello. Se giochi di giorno e giochi di notte cambia niente, non cambia niente. Quindi si può giocare alle 18, alle 21 è la stessa cosa. Se uno vuol fare dei danni li fa a prescindere dall'orario. Rosa, che non indica né zona né città, ma vi pare giusto che 1200 uomini vengano schierati per garantire l'ordine pubblico? No, non mi pare giusto, è una partita di calcio, posso rispondere già in anticipo io, però se c'è un rischio altissimo di sconvolgimenti che turbano l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, ben fa il questore di Roma se schiera 1200 unità. Comunque che ci siano 1200 unità non lo decide né la Roma né la Lazio. Esatto. Se dipendesse da me non ci sarebbe nessuno, perché credo che forse succederebbe pure meno. Ci farebbero pure meno danni, guarda che te dico. Perché la signora Rosa vorrebbe andare allo stadio col suo bambino di 4 anni, ma ha paura. Alla fine dice me la vedrò in televisione, non è assolutamente giusto. Un bambino a 4 anni è meglio che sta a casa a vedere la partita. Sono piccoli, 4 anni. Ci sono magari altri tipi di partite che è un po' diverso quando gioca la Roma a casa o quando giocano gli altri a casa, sono più tranquilla, più serena, no? Ma un bambino di 4 anni ha un derby? Non mi pare il caso. E soprattutto visto i nostri tempi, perché anni e anni fa non avremmo parlato così, però visti questi tempi e visto che le curve ma non è a parte a 4 anni il bambino è piccolo. Io la prima volta che sono andato allo stadio mi ha portato mio padre, c'avevo 6 o 7 anni, già ero grandicello, insomma. Io 8 e mezzo, è vero. Un po' d'anni fa, 8 anni e mezzo è stata la mia prima partita vista. No, ora voglio dirti, ci sono altre partite, poi anzi facciamo applauso a Roma perché in questo anno ha cercato di riportare tante famiglie e tanti bambini allo stadio, no? Ha visto quanti settori pieni di bambini e di famiglie, cercando di trovare una soluzione con un pacchetto famiglia a prezzi abbordabili, no? Però ha un derby, insomma un bambino dei 4 anni ha un derby, a parte la confusione, la calca, ma diventa complicato, no? Perché Rosa scrive, sembra di stare in un clima di guerra, in un assedio di guerra. No, i climi da guerra sono diversi. Palermo-Catania ce lo insegna, non è Roma-Lazio o Lazio-Roma. Poi, ma in questi momenti che veramente ci sono un sacco di guerre in tutto il mondo. Certo, non è un clima sereno, nel senso che c'è sempre un po' di tensione, no? Perché vedi centinaia di blindati, centinaia di questi con le divise e c'è tutta l'ansia prepartita. Si crea un clima un po' così particolare, ma perché è un derby. È vero. Poi molte volte è anche inutile. Comunque. Allora, chiudo con una provocazione scherzosa di Daniela, tifosissima della Lazio dal Laurentino 38. Dice Daniela, noi abbiamo un'arma in più, noi della Lazio, per vincere il derby di Coppa Italia. Si chiamano Totti e De Rossi, che si faranno espellere durante il corso della partita. E diamine.
Noi ci auguriamo che non accada così e speriamo che invece la partita finisce 2-0 per la Roma con un gol di Totti e uno dei De Rossi. E Daniela poi può sognare tutte le espulsioni che vuole, appunto. Ci mancherebbe altro, perché se De Rossi e Totti si fanno espellere per eccessivo nervosismo, io penso che noi giallorossi, noi tifosi, non ne rimaniamo molto contenti di questo. Io ma spero che la partita, quando uno si fa espellere indebolisce la squadra, no? Esatto. Non è un bellissimo atto, perché insomma, e poi io spero che il calcio è un gioco di squadra, si vince uniti. Vero. Marco, tifoso della Lazio, ci hanno invaso i laziali oggi. La Lazio è più squadra della Roma, Virgilio lo deve ammettere. Vabbè, Virgilio lo ammette? No, io lo ammetto, sì. Come sì? Sì, lo ammetto. No, lui forse per squadra intende che è più omogenea, che ha una tipologia di gioco, lui intende quello per squadra, no? Sì, onestamente sì. Devo dire che la Roma, passando dallo scienziato dall'altro scienziato, no? Al signor Andrea Zolli, comunque non ha una fisionomia ben definita, prima ce l'aveva un po' di più con lo scienziato, no? Poi purtroppo molti risultati, piava 3 gol, 4 gol, vabbè, lasciamo stare. Però attualmente loro hanno una fisionomia di squadra, la Roma non ce l'ha. Peccato davvero, perché con questo organico... No, la Roma a livello individuale credo che sia superiore come organico. Ma è una partita... No, sono più squadra forse, sicuramente. Virgilio, poi venerdì prossimo parleremo estesamente a 360 gradi di questa finale di Coppa Italia, ma è una partita che si risolverà più sull'individualità o sul gioco collettivo, secondo te? No, per me sul collettivo. Sull'individualità? Ci avrà più voglia, chi avrà più stimoli, chi giocherà con più umiltà, chi ci metterà più impegno vince la partita. Per Roma-Napoli prevediamo un qualcosa o aspettiamo? Nel senso... Io non mi auguro solo che la Roma vinca, perché i motivi te l'ho detti prima, innanzitutto l'antipatia contro quell'altri e poi il fatto che comunque non voglio arrivare sotto le guaglie, vorrei non arrivare sotto le guaglie, anche perché credo che loro faranno fatica contro il Cagliari, quindi se la Roma vince ha tutte le potenzialità per arrivare davanti. E speriamo che Cavani non faccia il protagonista della partita. Lo spero. Cavani ormai ha fatto i suoi saluti domenica scorsa, ha salutato tutto il suo pubblico, ha fatto 8 volte il giro di campo. Ma ci dicono che anche Mazzarri è prossimo all'addio, perché stamattina i suoi giocatori in allenamento lo hanno applaudito, il signor Mazzarri sarebbe scoppiato in lacrime e se n'è andato. Quindi questo io non lo so, perché non ho letto da qualche parte questa cosa. Io non so, adesso forse su Sky dopo mi collego su Skype, darsi che ci sarà scritto. Esatto. Però sai, tante volte il fatto che l'hanno applaudito e lui si è messo anche a piangere può avere due significati: che va via veramente o che magari si fa prendere dai sentimenti e rimane. Quindi tutto può essere ancora, no? Può essere ancora, sì. Vediamo. Speriamo innanzitutto di goderci un'ottima Roma-Napoli per domenica prossima e poi ci risentiremo venerdì per parlare di questa finale secca del derby. La vigilia. Esatto. Virgilio, un grande abbraccio. Ti saluto anche Federico da Roma. Un abbraccio forte a Federico, a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. E ti dico che qui da una struttura, non posso dire quale, però da una struttura pubblica di Santa Marinella, è un distaccamento, ecco, l'ho detta, ti salutano tutti perché hai tanti tuoi fans, uomini e donne, che ti seguono la sera su Radio Panorama. Io li ringrazio, li abbraccio e mi auguro di ascoltarli anche in diretta durante la storia Siamo Noi su Radio Manamana Sport. D'accordo, Virgilio, grazie. Un grande abbraccio, buon fine settimana. Ciao, grazie. Ciao Virgilio, ciao, grazie. Allora, lasciamo così Virgilio e ne abbiamo... dette di tutti i colori in senso positivo, chiaramente. Abbiamo esaminato diverse situazioni riguardante l'atmosfera giallorossa e io non pensavo mai che qui nella zona di Santa Marinella, ragazzi, però dovete abbandonare questa posizione, mi riferisco qui allo studio, perché non va bene stare qui, cortesemente. Allora, siamo riusciti a... come si dice, a riempire questo studio improvvisato da dove stiamo portando avanti la puntata di Questa è la Roma. E che dire che siamo già in proiezione della finale di Coppa Italia significa dire tanto e dire nulla. Perché? Perché chiaramente c'è prima Roma-Napoli. C'è prima Roma-Napoli, c'è prima... buonasera, che c'è? Jacopo, per cortesia? Dove lo trovo? Sul cellulare? Ok, la ringrazio, buona serata, grazie.
Allora, no, mi ha risposto una signora tanto cortese, dice no, sta sul cellulare. Allora, vediamo di rintracciare regia da Roma. Me lo fate da Roma sto favore? Perché voi dovete sapere che qui mi hanno abbandonato, stanno tutti parlando della situazione della Roma, però nessuno che si degna di chiamare gli opinionisti, anzi le voci amiche, come diciamo sempre con Virgilio, che possono dire la loro appunto sulla Roma. Allora io vorrei chiudere come redazione, cioè come corpo redazionale. Abbiamo sentito prima Federico De Angelis, io da studio da Santa Marinella sono Roberto De Angelis, vorrei chiudere come voci di redazione con Luigi Pasculli, se fosse possibile. Vediamo un attimo. Luigi? Ah no, ho sbagliato, scusami. Succede, grazie ancora, scusa. Allora, io vorrei sapere. No, cioè, ditemi che cosa dobbiamo fare. Questo è il bello della diretta, perché qui stanno. Allora, questi sono scherzi da prete, signori, eh? Questi sono scherzi da prete perché io posso continuare pure tranquillamente da solo. Sono scherzi da prete che mi avete fatto, vi ringrazio. Cercate di smontarmi la trasmissione, non ci riuscite, ve lo dico subito. Ve lo dico subito, stavolta penso che il telefono sia quello giusto. Luigi? Un attimo solo, allora rimani in linea. Allora, dicevo, ho dei colleghi qui che si sono improvvisati collaboratori di redazione a Santa Marinella, si vede che fuori fa freddo, devono stare per forza qui, che fanno gli scherzi da prete. Mi hanno detto: guarda, che Luigi tranquillamente è lì. Poi mi hanno indicato il nome di Jacopo. Ragazzi, Jacopo sta lavorando, tra parentesi. Allora, adesso è Luigi Pasculli sul serio. Quindi voglio sentire dalla redazione di Roma Luigi Pasculli. Buon pomeriggio. Ciao Roberto, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Buonasera Luigi, è anche una maniera come un'altra per sdrammatizzare, perché stiamo parlando di calcio, no? Però ti garantisco che come finisco la registrazione qualche urlo si sentirà, perché questi scherzi da prete in diretta, io tutto preso, poi mi indicano, guarda c'è questo signore in linea, io vado tranquillamente in quarta e invece dovevi esserci te, ti chiedo umilmente scusa. Figurati Roberto, scherzi di fine stagione. Oh, no, ma c'è qui qualche collega di questo ente pubblico che ti stima per come parli, per la tua saggezza e il tuo equilibrio. Mi hanno detto i due più giovani, che poi i tre più giovani sono Federico, Luigi e Jacopo, sono i tre più equilibrati rispetto a tanti altri che magari con più anni sono più di punta. Ma questo dipende pure dal carattere, no, Luigi? Assolutamente, anzitutto io ringrazio mille i miei, tra virgolette, fan. Sì, sicuramente molto dipende da un equilibrio interiore, dal fatto di riuscire ad analizzare razionalmente le singole situazioni di calcio, e di vita. Cerchiamo sempre di analizzare il tutto con molta calma, con molta razionalità, per riuscire ad estrapolare il meglio da ogni discorso, Roberto. Esatto, allora mentre io tento di accalappiare una mia calma che tra un po' la perdo, però cerco di essere calmo e tranquillo, come dice Neffa, devo stare molto calmo, no? Quel tormentone che abbiamo sentito in tutte le radio. Veniamo a noi, ordine del giorno, Toto allenatore, Roma-Napoli di cui non ne parla quasi più nessuno e la finale di Coppa Italia. Da dove cominciamo, Luigi? Ma io partirei dalla questione allenatore perché sembra essere l'argomento più caldo di giornata, Roberto. Credo che sì, le parole di ieri di Berlusconi sono state assolutamente di un forte rilievo mediatico, ma allo stesso tempo penso che si tratti solo una battuta da parte dell'ex Premier. D'altronde, nel corso del tempo, il personaggio ci ha sicuramente abituato a battute piene di ilarità su più disparati argomenti. Ricordiamoci anche che furono sue le parole su Balotelli definito una mela marcia e qualche giorno dopo il Milan nella sessione di gennaio lo acquistò. Quindi Berlusconi, da straordinario comunicatore, ha secondo me semplicemente lanciato una provocazione. È palese che nel corso di questi 3 anni in cui Allegri è stato sulla panchina del Milan abbia fatto bene, ma il rapporto tra il presidente e l'allenatore si è logorato ed è rimasto in piedi solo grazie all'abile mediazione di Galliani. Ora, personalmente, se devo esprimere una mia opinione, credo che Allegri non sarà il prossimo allenatore della Roma, anche perché da quello che mi risulta,
il DS Sabatini sta alacremente lavorando sulla pista Mazzarri, anche se da questo punto di vista c'è la forte concorrenza da parte dell'Inter che nelle ultime ore sta lavorando forte sulla soluzione Mazzarri nel momento in cui Moratti dovesse convincersi che Stramaccioni Luigi, non è l'allenatore adatto per la prossima. Allora, ti dico che soltanto la pagina sportiva del Messaggero ha messo a quattro colonne che Mazzarri è già l'allenatore della Roma e Sabatini sta lavorando per lui. Corriere dello Sport e altri quotidiani parlano in senso contrario. Allora, come dicevi benissimo te, io non so se quella di Silvio Berlusconi, ammesso in un concesso che abbia detto quelle cose, sia una provocazione mediatica pur di far parlare su Allegri, sul Milan e sulla Roma, quindi un espediente mediatico davvero eccezionale, come sa fare solo lui come uomo di spettacolo e di mass media, no? Ma se invece fosse vero e proprio Massimiliano Allegri potrebbe essere il nuovo allenatore della Roma, la prendiamo come una soluzione di ripiego oppure siamo d'accordo con Virgilio, che non so se hai sentito in precedenza, che ha detto quali ripiego, è un ottimo allenatore pure Allegri. No, l'ho ascoltato e concordo con Virgilio. Insomma, Allegri e Mazzarri assieme a Conte, come diceva Virgilio, in questo momento rappresentano il top degli allenatori italiani. Non si tratterebbe assolutamente di una soluzione di ripiego. Ricordiamoci che Allegri in 3 anni di Milan ha comunque vinto uno scudetto, ottenuto quest'anno un terzo posto inaspettato, visto che la rosa è stata privata di giocatori importantissimi quali Ibrahimovic e Thiago Silva. È un allenatore molto preparato che dovunque è andato ha fatto molto bene, anche a Sassuolo a suo tempo fece molto bene prima di arrivare al Milan, a Cagliari fece molto bene. E sicuramente magari Mazzarri avrebbe un impatto leggermente differente proprio perché è un allenatore un po' più carismatico rispetto a quello che può essere caratterialmente Allegri, ma credo che al di là di tutto parliamo di due grandissimi allenatori che hanno una grandissima esperienza, quindi di grande club, e soprattutto sarebbe una scelta importante riuscire a prendere un allenatore che lavora nel campionato italiano. Ascoltavo prima giustamente Virgilio che diceva che Mancini probabilmente non potrebbe essere l'allenatore giusto per questa squadra, vuoi per molti vari disparati motivi legati al fatto che Mancini comunque è un'icona della lazialità perché ci ha giocato e ha allenato per molti anni là, vuoi perché viene da un campionato completamente differente come quello inglese, dove comunque la pressione è completamente differente. Allegri comunque sarebbe un'ottima soluzione per la Roma. Dobbiamo aspettare solamente qualche giorno. Berlusconi sosteneva che domenica sera avremmo saputo. Mazzarri ha fatto sapere che lunedì avrebbe dato la risposta definitiva al presidente De Laurentiis e non ci tocca altro che aspettare. Ma secondo te dare l'annuncio dopo Siena-Milan sarebbe positivo per l'ambiente giallorosso o controproducente? Ma io credo che i giocatori ormai abbiano in testa il fatto che Andrea Zoli non sarà più il prossimo allenatore della squadra giallorossa. E meno male, dico io. Onestamente credo che sì, per quello che è l'ambiente giallorosso ci voglia un allenatore con la A maiuscola. Io non metto in dubbio che Andrea Zoli sia una persona sicuramente preparata, ma per l'ambiente di Roma c'è bisogno assolutamente di un'altra figura, di un personaggio molto importante, di un personaggio che ha una storia calcistica alle spalle, sia da calciatore che da allenatore. Allegri sotto questo punto di vista sicuramente sarebbe una garanzia, come lo sarebbe Mazzarri. Il fatto che il presidente Silvio Berlusconi abbia detto che Allegri possa essere il prossimo allenatore della Roma non credo che vada a destabilizzare tanto l'ambiente Roma, quanto possa influire invece sull'ultima partita del Milan, che è impegnato in una difficilissima trasferta a Siena per l'accesso al Champions League e quel terzo posto che si sta giocando con la Fiorentina. Mazzarri, Morgan De Santis, Zuniga, questo è il triangolo ipotetico in cui si muoverebbe già l'allenatore, l'ex allenatore del Napoli Mazzarri. Ma Morgan De Santis è un buon acquisto per i pali della Roma o serve un portiere già buono ma di crescita futura? E soprattutto, chiedo scusa un attimo, e soprattutto anche Zuniga, cursore di fascia sinistra, è l'ideale per la Roma per sostituire il revival a Marcord di Federico Balzaretti che non è più lui? Guarda Roberto, io credo che da qui fino al 31 agosto ne vedremo, ne sentiremo
di tutti i colori, perché il calciomercato è comunque fatto così. La mia opinione è che De Santis potrebbe essere un'ottima soluzione nel momento in cui verrà comprato un portiere comunque giovane e di prospettiva. A tal proposito si parla che del fatto che la Roma sia vicinissima all'acquisto del portiere brasiliano Rafael, classe 1990. Pare che Sabatini sia molto vicino all'acquisizione di questo estremo difensore brasiliano molto promettente, e a quel punto credo che De Santis sia una soluzione molto importante per far da chioccia ad un giovane che viene da un campionato completamente differente, deve abituarsi comunque ad un campionato italiano che è molto più difficile, e potrebbe dare sicuramente esperienza e consigli positivi a questo ragazzo brasiliano. Per quello che riguarda invece Zuniga, io lo reputo comunque un ottimo giocatore. Soprattutto insomma, sia se dovesse arrivare Mazzari sia se dovesse arrivare Allegri, è un cursore di fascia, copre molto bene tutto il campo, un giocatore di corsa, un giocatore di gambo, un giocatore che ha comunque una buona tecnica di base, e sicuramente potrebbe essere una soluzione buona sia per la fascia sinistra che per la fascia destra, perché sa adattarsi ad entrambi i ruoli, e lo consiglierei assolutamente. Se fossi in Sabatini un tentativo lo farei, anche se credo che il Napoli e De Laurentiis spareranno alto sul giocatore. Luigi, permettimi di andare un attimo in contrapposizione. Parliamo di Rafael come portiere del futuro che può diventare un campione, ma qui in Italia non ci sono più portieri, perché io mi riferisco tante volte a Piegolo del Siena, a Gazzi del Cagliari, lo stesso Consigli dell'Atalanta. Ce ne sono in giro di piccoli campioni in erba che potrebbero maturare e diventare portieri esperti. Perché dobbiamo sempre andarci a prendere portieri stranieri, secondo te? Ma probabilmente per due motivi. Il primo è legato sicuramente ad una questione economica. So che Sabatini in passato ha fatto un tentativo per Ragazzi, ma Cellino ha sparato veramente alto, parliamo di una cifra quasi vicino ai 10 milioni di euro. Il secondo motivo potrebbe essere legato a un fatto di potenzialità in vista del futuro. Probabilmente i portieri che hai detto te vanno comunque verso i 25-26 anni, mentre Rafael è un ragazzo comunque di 22 anni che può avere, rispetto ai portieri già menzionati, dei margini di miglioramento, forse, sottolineo forse, anche perché nessuno lo conosce appieno questo portiere, maggiori rispetto a un Consiglio, a un Ragazzi. È chiaro che la scuola portieri italiani nell'ultimo periodo non ha sfornato questi grandi portieri. Ricordiamo che negli anni 90 ce ne sono stati moltissimi di un certo livello e di una certa importanza: Buffon, Toldo, Peruzzi, Marcheggiani, Pagliuca. E oggi come oggi i portieri italiani di un certo rilievo si contano sulle dita di una mano. Possiamo parlare di Buffon, probabilmente di Marchetti, che ha fatto un'ottima stagione alla Lazio, forse di Sirigu, ma là ci fermiamo. E quindi è chiaro che a quel punto i pochi portieri che ci sono sul mercato valgono cifre astronomiche, e probabilmente Sabatini tende a comprarli all'estero proprio per risparmiare economicamente e per fare un investimento per il futuro. Veniamo a Roma-Napoli, non ci pensa nessuno, io l'ho aperta con questa prefazione perché anche dai discorsi che stiamo facendo noi, io tento di parlare di Roma-Napoli, poi anch'io cado in questo flusso mediatico e andiamo tutti a parlare del fanta allenatore e anche della finalissima di Coppa Italia. Ma se Roma-Napoli la mettiamo, diciamo così, in secondario ordine, rischiamo di non dare quel calore alla squadra giallorossa per far sì che batta il Napoli, oppure è già scritto che è un pareggio, non un pareggio chiaramente combinato, attenzione, ma un pareggio di quelli spontanei che avvengono sul campo. Magari Cavani segna due gol, da noi segnano Svaldo e Lamela, e un 2-2 tutti a casa. Ma io credo, andrò in controtendenza, dirò che comunque sia, al di là della classifica che ormai non ci dà scampo, la partita con il Napoli sia molto importante, e per far mettere in evidenza quei giocatori che magari durante il corso della stagione hanno giocato meno, che dovranno guadagnarsi la riconferma o comunque confermare i progressi fatti durante l'anno, ma anche, sarà una piccola soddisfazione, però sempre di una soddisfazione si tratta,
di finire sopra alla Lazio in classifica nel momento in cui la Roma dovesse ottenere una vittoria, la Lazio perdere a Cagliari. Certo è che, come dicevi tu, le esigenze di classifica in questo momento per entrambe le squadre sono quelle che sono, e la partita va in secondo piano davanti alle esigenze di mercato. Credo comunque che la Roma, così come il Napoli, giocheranno la partita su ritmi molto alti per ottenere il massimo del risultato. Il Napoli perché ha un Cavani che sicuramente vuole arrivare alla fatidica cifra dei 30 gol in campionato, la Roma perché vuole comunque riscattare una stagione completamente in chiaroscuro. Mi auguro in una bella partita, soprattutto sul fatto che nessuno dei giocatori a disposizione di mister Andrea Zoli subisca degli infortuni che possano compromettere la loro presenza nell'importante partita di domenica prossima. Jacopo, ma secondo te l'amico allenatore farà dei cambiamenti sulla formazione, farà giocare uomini di seconda fascia oppure schiererà tutti i titolari che ha a disposizione? Ma l'orientamento ad oggi, da quello che stavo vedendo, leggendo, è che probabilmente Andrea Zoli farà molti stravolgimenti all'interno della squadra per domenica. Dovrebbero giocare quasi tutti i giocatori che nel corso della stagione hanno avuto meno spazio, quindi i vari Dodò, Taxidis, Florenzi, Marchigno, destro come punta. Sicuramente verrà risparmiato Osvaldo, a quanto sembra, Totti squalificato, a centrocampo De Rossi e Marchignos sono acciaccati e quindi non verranno rischiati, e poi in porta dovrebbe essere riconfermato nuovamente Lobont, viste ormai le note vicende di Stekelenburg, che è sempre più lontano da Roma. Tant'è vero che, se tu hai sentito all'inizio Federico ci ha detto che addirittura Stekelenburg non avrebbe partecipato alla seduta di allenamento, se non ho capito male. Sì, lamenta insomma un problema a livello fisico. È una cosa che è già successa l'anno scorso, quindi non possiamo avere la certezza assoluta che si tratti effettivamente di un problema fisico, piuttosto del fatto che il giocatore si stia tirando indietro per risparmiarsi. La cosa che è chiara è che in questi due anni Stekelenburg ha dimostrato non proprio un pieno attaccamento alla maglia, il fatto che non si sia completamente ambientato all'interno dell'ambiente giallorosso, ed infatti è chiaro che alla fine di questa stagione verrà ceduto, probabilmente a quel Fulham a cui era stato vicinissimo nella sessione di gennaio. Era già andato a Londra, era già arrivato, l'hanno fatto tornare indietro, no? Quello è stato un carosello che si sarebbe potuto evitare benissimo comunque. Assolutamente, è stato comunque un episodio che, al di là di tutto, non ha fatto vedere, non ha mostrato la Roma come una società nel pieno delle proprie potenzialità, che sa gestire al meglio la rosa a disposizione di rapporti nei confronti dell'esterno. È chiaro che parliamo comunque di un portiere importante che ha giocato una finale di Coppa del Mondo, che però nel corso delle sue due stagioni all'interno della società giallorossa non ha reso come avrebbe dovuto rendere, e probabilmente a questo punto la cessione è inevitabile. Luigi Pasculli, io ti voglio prontissimo, ma quello lo sei sempre già, per venerdì prossimo, perché sarà la vigilia, anzi l'antivigilia, perché le due squadre poi scenderanno in campo alle 18, quindi noi andremo in onda 51 ore prima del derby di Coppa Italia. Sarà finita anche Roma-Napoli, potremmo commentarla, e speriamo che domenica la Roma ci dia questa piccola soddisfazione, anche se io parto da uno scetticismo iniziale davvero immenso, che questa partita sarà solo un allenamento per i ragazzi giallorossi. Ecco perché insisto sempre che potrebbe essere cronaca di un pareggio annunciato, in quanto il Napoli il secondo posto ormai l'ha preso definitivamente, sicuramente e matematicamente. Noi matematicamente in UEFA come campionato non ci possiamo andare. L'unico rimorso potrebbe essere se poi facciamo tutti gli scongiuri possibili, la finale di Coppa Italia non andasse bene, o no? Sì, assolutamente. Purtroppo però piangere sul latte versato non ci consentirà di riavere quei punti necessari per ambire a traguardi prestigiosi. La possibilità di rientrare in Europa League, come dicevi te, attraverso il campionato ormai completamente svanita.
Anzi, paradossalmente una speranza attraverso il campionato l'avremmo solamente nel caso in cui la Lazio dovesse scavalcare in classifica l'Udinese e piazzarsi al quinto posto. A quel punto la Roma, pur perdendo la finale di Coppa Italia, andrebbe comunque in Europa League come finalista di Coppa Italia. Certo è che, insomma, per un tifoso romanista è difficile, a prescindere, di fare per i biancocelesti. Certo, staremo a vedere la partita con il Napoli, come dicevi giustamente tu, a livello di classifica non conta nulla per entrambe, ma è comunque importante perché molti giocatori devono dimostrare qualcosa e soprattutto alcuni devono meritarsi una maglia da titolare nell'importantissima ultima sfida contro la Lazio di domenica prossima. Lucia, che è una collega di qua che mi sta guardando dal vetro, mi fa dei segnali, ecco, se mi passi il foglio, Lucia, forse andiamo meglio. Piano, che sennò si inceppa il cavo, oddio, dopo abbiamo chiuso con la diretta. Luigi, ti lascio immaginare, sembro quei santoni indiani in meditazione, ho il computer sotto le gambe, ti puoi immaginare come sto, tra un po' mi accartoccio su me stesso, immagino. Allora, poi in privato te lo racconto. Okay. Allora, Lucia, ecco, grazie Lucia, un saluto a Luigi Pasculli e a Jacopo Palizzi, che per me sono le tue punte di diamante. Vabbè, se lo dici te ci crediamo, Lucia, sono tutti uguali e sono tutti bravi e soprattutto sono tutti equilibrati, quando si parla qui in questa La Roma, perché io ho chiesto a tutti gli ospiti di dire la loro come la pensano liberamente, ma di esprimerlo in maniera civile, educata e tranquilla, perché si può esprimere consenso o dissenso alla società giallorossa, alla squadra, a me stesso, in una maniera, ripeto, tranquilla e spensierata, perché il calcio, ragazzi miei, amiche e amici di stapradio.it, il calcio è bello perché è opinabile e ognuno di noi può avere una opinione che lui stesso o lei stessa ritengono la verità soggettiva. Ma qual è il problema? Non dobbiamo contrapporci o urlare o litigare per la Roma o per qualsiasi altra squadra di calcio. Io ritengo che nella vita i dolori, le tragedie, le disgrazie siano di altra natura, no Luigi? È un'osservazione giustissima, Roberto. Permettimi di ringraziare la signora Lucia per le belle parole. Aspetta che poi ti devo leggere il messaggio, giustamente, però finiamo prima questa considerazione. Dicevo, le cose negative della vita sono altre, non una partita di calcio. Sì, assolutamente, dobbiamo dare la giusta importanza all'ambito calcistico, parliamo pur sempre di un gioco, noi giustamente abbiamo una fede, quindi gioiamo, esultiamo, ci disperiamo per una palla che è andata in rete piuttosto che per una palla che è andata fuori, ma comunque sia, come dicevi giustamente te, le cose importanti della vita alla fine sono altre. Il calcio bisogna prenderlo per quello che è, uno sport, un gioco in cui c'è una squadra che vince, una squadra che perde, ma alla fine dei 90 minuti il rispetto e l'educazione per l'avversario devono farla da padrone. Esatto. Lucia mi diceva di relazionarti sul fatto che la Roma sarebbe potuta arrivare seconda o terza in classifica solo se avesse avuto al timone il suo idolo, il suo gioiello, il suo Bonazzo, ha scritto proprio così, quindi te lo sto dicendo letteralmente, il suo Bonazzo, ovvero sia Vincenzina Mondellino, Vincenzo Montella. E che ne pensa Luigi Pasculli? A parte del Bonazzo, che lì lo lascio tutto a Lucia, perché a me sinceramente poi, vabbè, divento geloso perché ho mia moglie che si squaglia per Vincenzo Montella in una maniera eccezionale. Va bene là, sta bene là Vincenzo Montella, fior di donne, sua, ha una moglie bellissima, non può pensare a voi altre, vabbè. Queste, diciamo, sono puntatine femminili, però da un punto di vista, adesso diventiamo seri, di validità tecnica, con Montella avremmo veramente conquistato il secondo e il terzo posto? Guarda, purtroppo non, Roberto, non ne potremo mai avere la controprova. Certo è che la stagione della Roma nel suo complesso è stata completamente al di sotto delle aspettative e quindi la rosa attuale non è da settimo posto. Probabilmente secondo, terzo posto avrebbe voluto dire fare una stagione a livelli altissimi, il che, a prescindere da tutto, non posso escluderlo, visto che la Fiorentina con Montella sta volando e con un organico decisamente comunque inferiore a quello che è quello della Roma, sta insidiando il Milan per il terzo posto. Credo che, al di là di tutto, ed è una mia opinione personale, se Montella fosse stato l'allenatore della Roma, sicuramente
sicuramente oggi ci troveremmo tranquillamente in Europa. Non so se avremmo potuto insidiare il Milan per il terzo posto, probabilmente sì, ma sicuramente saremmo entrati in Europa attraverso il campionato. E questa scelta sbagliata che è stata fatta lo scorso anno con Zeman, perché alla fine tale si è rivelata, non dovrà essere commessa nuovamente in questa stagione, ed è per questo che mi auspico, come ti dicevo prima, che la dirigenza, Sabatini in primis, vada a prendere un allenatore già pronto e preparato per il campionato italiano, Allegri o Mazzarri che sia. E poi, senza poi preventivare nulla, ci potrebbe essere anche che tra i due litiganti, come dice il proverbio, il terzo gode. L'importante è che non sia un allenatore così di transizione, di seconda fascia, ma sia un allenatore che viene con una mentalità vincente e al quale, chiunque egli sia, la Roma acquisti i giocatori ritenuti più idonei per il suo gioco. Assolutamente. Sentivo parlare anche di allenatori come Bielsa, Pellegrini, che per carità hanno fatto sicuramente bene, il primo all'Athletic Bilbao, l'altro al Valencia. Parliamo però di allenatori che provengono da un'altra realtà, allenatori che hanno bisogno di tempo per assimilare i concetti del calcio italiano. La Roma in questo momento ha bisogno di certezze dopo 2 anni di scommesse, e credo che la soluzione migliore sia sicuramente un tecnico che abbia già tutta la soluzione sotto mano e sappia benissimo tutti i cavilli particolari del campionato italiano e riesca a gestire al meglio la rosa a disposizione. È chiaro poi che andranno fatti 2, 3, 4 interventi mirati in dei ruoli chiave per migliorare la rosa e cercare l'anno prossimo di ottenere dei risultati in linea, e soprattutto per questa piazza, perché la piazza di Roma sicuramente merita risultati importanti, perché il bacino di utenza è molto grande, la passione per questa squadra allo stesso tempo è spasmodica, e quindi penso che meritiamo dei successi da questo punto di vista, me lo auguro. Luigi, allora, in conclusione del nostro intervento, io ti dico preventivamente che domani avremo un incontro con l'editore e il direttore di Stap Radio, che è Stefano Dini, che salutiamo in questo istante perché lo vedo in connessione, per cui un salutissimo Stefano, ciao Stefano, buon pomeriggio. Salutiamo il direttore. Sì, ecco, dicevo, io domani parlerò con il direttore, se il direttore fosse d'accordo con questa linea editoriale, finito la Coppa Italia, entriamo a ruota libera, questa è la Roma, diventerà un flash giallorosso con piccole cartoline soggettive. Mi spiego meglio, magari oggi la puntata la dedichiamo 5-10 minuti tutta a Luigi Basculli, la settimana successiva a Jacopo Palizzi, la settimana successiva a Virgilio, poi a Mariella Quintarelli, a Federico, insomma un personaggio alla volta, che magari in 10 minuti ci racconta le sue sensazioni, le sue emozioni dopo il campionato, se ci fossero ancora, e soprattutto ci dà magari le ultime informazioni sul pianeta giallorosso, perché questa è la Roma, vuole essere un'analisi positiva, si spera mai negativa, purtroppo abbiamo dovuto analizzare anche le negatività di questa squadra a 360 gradi, quindi tieniti pronto, perché poi ci saranno dei piccoli editoriali durante la pausa del campionato per stare sempre vicino alla Roma e a tutte le tifose e i tifosi della Roma, che secondo me sono la traccia più bella, più profonda, più suggestiva della Roma stessa, perché la maglia rimane, i tifosi e le tifose rimangono, giocatori, allenatori, presidenti, padroni delle società cambiano, vanno, vengono, ritornano, se ne rivanno, per cui alla fine la base rimaniamo solo noi. E io dico un'ultima esortazione, così poi conclude Luigi, che i tifosi siano trattati come tali e non come clienti, perché i tifosi non si possono definire clienti, sono l'anima di tutte le squadre di calcio. Luigi, non so se sei d'accordo oppure vuoi dire qualcosa in contrapposizione o aggiungere qualcosa. Ma io mi trovo completamente d'accordo con quello che sostieni tu, Roberto. Anzitutto sulla cartolina giallorossa sarà un'esperienza bellissima, non vediamo l'ora di partire e comunque di condividere qualcosa di importante con tutti gli ascoltatori del popolo giallorosso, e di questo non possiamo che ringraziare il nostro editore Stefano Otini, a cui mandiamo un saluto.
Per quello che riguarda tutta l'organizzazione della radio, siamo comunque un bel gruppo, un gruppo che nel corso della stagione ci ha messo passione, coerenza, ha fatto comunque un certo tipo di informazione cercando sempre di mirare al meglio e di ottenere un numero di ascolti tale proprio attraverso la passione. Io credo che nel corso dell'anno abbiamo comunque dato il massimo, e Roberto, che dire, io non posso che ringraziare te, l'editore e tutti quanti, e sperare che insomma la trasmissione vada avanti e riesca ad ottenere sempre un maggior numero di consensi. Luigi, io ti mando un grande abbraccio, buon fine settimana, mi saluti tutti coloro che conosci, pure a Martina Franca giù in Puglia, chiaramente, e buona domenica, buona partita Roma-Napoli, e noi ci risentiamo venerdì prossimo. Grazie mille Roberto, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, a venerdì prossimo. Grazie, simpaticissimo come sempre Luigi Pasculli, un salutissimo. Allora, salutiamo così Luigi Pasculli e andiamo avanti con il programma Sapore di finale di campionato. Ma c'è questo sapore di finale? Perché non lo so, io chiedo scusa per la tosse, mali di stagione. Dicevo, io non lo so, perché sinceramente vedo troppa allegria intorno a Roma-Napoli. Ragazzi, Roma-Napoli si deve giocare. Mi rivolgo anche ai ragazzi giallorossi, a coloro che scenderanno in campo. Mi dite nel frattempo se è pronto il collegamento. Oh no, niente da fare. Allora, andiamo avanti. Dicevo, bisogna arrivare al punto che anche Roma-Napoli non sia sottovalutata, perché dice non serve alla classifica, non serve a nulla, ma serve per l'onore, serve per l'onore dei colori giallorossi, di questa maglia giallorossa che tante volte viene anche sottovalutata. Marco un attimo in linea, dicevo, quindi Roma-Napoli bisogna evidenziarla anche per una questione di principio, perché ok, la finale di Coppa Italia con la Lazio e la dobbiamo vincere, ancora non l'abbiamo giocata, ok per il nuovo allenatore della Roma, ma ancora non c'è, ancora c'è, stavo dicendo il gestore, fermo lì, c'è l'allenatore Andrea Zoli, per cui non, nulla è definito, nulla è preciso, stiamo già navigando con la fantasia. Sto vedendo tutta una serie di messaggi che stanno arrivando, sinceramente mi lasciano un po' perplesso. Io invece mi vorrei collegare adesso con Marco Ferazzoli, che è uno dei tanti che si era prenotato per parlare in diretta nelle puntate di Questa è la Roma. Marco, ci sei? Sì, ci sono, ciao, come stai? Bene, grazie Marco, te come ti senti? Bene, bene, molto bene, tutto confinere. Allora, hai sentito il mio discorso, secondo te Roma-Napoli interessa a qualcuno o non gliene frega niente a nessuno? Guarda, io sono già proiettato al 26 maggio alle 18, televisione, salotto, a vedere la grande partita, quindi Roma-Napoli non so neanche... Vabbè, ma neanche quando si giocherà, dove si giocherà, insomma. Marco, si gioca domenica, no? Si giocherà domenica. Questa. Sì, scherzo. Vabbè, ma se la Roma battesse pure il Napoli, mica fa tanto male, Lo so, penso che matematicamente per la Europa League serva solamente la finale, vincere la finale, non servirebbe a nulla mi sa vincere con il Napoli. Quindi Non c'è un obiettivo vero, ecco, in questa partita. Marco, come la vedi la storia dei nuovi allenatori della Roma? Arriverà Allegri, arriverà Mazzarri o alla fine arriverà un qualcuno che noi ancora non preventiviamo né abbiamo conoscenza di questo? Guarda, non so chi arriverà, perché ancora è tutto da definirsi, però io preferirei Mazzarri, perché Mazzarri è una persona che mette anima e cuore, lavora su 24 ore al giorno per la squadra, sa dialogare con i giocatori, sa fare gruppo, e quindi preferisco Mazzarri perché penso che sia l'ideale nell'ambiente della Roma, insomma, dove ci vuole appunto uno che porti a ben bene i calciatori a fare, ecco, ad essere dei veri professionisti, a fare del proprio dovere, ecco, questo. Quindi io Allegri lo vedo un po' più, quali cose, virgolette, un po' più caratterialmente più debole. Marco, e quindi però... io sarei contento se venisse Mazzarri. Marco, sarei contento se venisse Mazzarri.
Però ad Allegri bisogna dare il merito che con dei rottami, perché gli avevano venduto veramente tutto, è arrivato terzo. E chi se l'aspettava? È arrivato terzo? Aspetta, poi bisogna vedere l'ultima giornata, ma io penso che ormai il Milan al terzo posto c'è. Sì, ma guarda, ma magari venisse uno tra Allegri e Mazzari, perché sono due nomi di alto livello, quindi io sarei contento ugualmente. Non è... Però se devo scegliere, scelgo Mazzari, però comunque sarei contento anche per Allegri, perché ecco, sarebbe comunque un allenatore di livello e insomma andrebbe bene, ecco, perché si parte sempre dall'allenatore per fare la squadra, ovviamente. Quanti rimpianti hai per questo campionato, Marco? No, non ne voglio parlare, non ne voglio parlare, perché è meglio non parlarne. Pensiamo al 26 maggio, sarà una bellissima partita, una partita bella, divertente, e ecco, speriamo che la Sala Coppa alla fine sarà il nostro magico, magnifico e mega galattico capitano. Marco, quindi però solo questo. Facciamo due ipotesi, la peggiore e la migliore. Te adesso hai detto la migliore, in caso invece, facendo i dovuti scongiuri, della peggiore ipotesi, cioè che vincano gli altri la Coppa Italia, come la mettiamo? Ma non fa niente, non fa niente, perché secondo me se la vincono sul campo è una partita secca, non succede niente. L'importante è che, ecco, non ci siano discrepanze nel giudizio dell'arbitrale, sia una partita corretta, seria, e poi il migliore vince. Se loro saranno più forti di noi, più dinamici di noi, più volenterosi di noi, vinceranno loro. È molto senza rimpianti. L'impianto è quando, ecco, uno magari vede o è di arbitrario, che la squadra non ce la mette tutta o tutto, perché alla fine noi partiamo alla pari, non è che ci sono favoriti, anche si parla alla pari, e il più forte, il più bravo nei 90 minuti vincerà. Molto semplicemente, sono molto pragmatico, quindi sicuramente sarà una bellissima partita, anche perché capiterà una volta nella vita che un derby di una finale della Coppa tra Roma e Lazio, quindi difficilmente ricadrà, quindi gustiamoci lo spettacolo e vinca il migliore. Marco, molto tranquillamente, senza fomentare troppo questa partita, perché ecco, altrimenti poi magari, ecco, vogliamo evitare tutto, no, quelle cose brutte che ci sono state all'ultimo derby. È vero, deve essere una festa dei tifosi e una festa per il calcio, solo quello deve esistere. Una festa, e se anche noi perdessimo non succede niente, perché se magari la Lazio si rivelerà più forte di noi, senza fare troppi pianti e troppe cose, basta, è una partita ficca e 90 minuti secchi. In quei 90 minuti di essere superiore, chi sarà anche più fortunato tra virgolette alzerà la coppa. Io spero ovviamente a Roma, certo, anche perché sarebbe la prima vittoria della nuova proprietà, quindi ecco, sarebbe un buon inizio per il proseguo del futuro americano nella Roma. Certo. Marco, io spero di poterti chiamare pure venerdì prossimo per sentire le tue considerazioni. 51 ore prima dell'inizio del derby. Andiamo in onda proprio 51 ore prima, per cui ha voglia raccontare di Roma-Lazio, Lazio-Roma, anche di Coppa Italia, no? Volentieri, è sempre un piacere parlare con te e con gli ascoltatori della tua trasmissione, è sempre un grandissimo piacere per me. Grazie Marco, buon fine settimana. E un grazie abbraccio. Mille. Grazie altrettanto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Grazie a Marco Ferazzoli. Allora, Marco Ferazzoli che si era prenotato, io lo ringrazio e ricordo a tutti quanti voi che ci si può prenotare proprio qui per parlare a questa è la Roma, ci si può prenotare sulla pagina privata, ovvero sia sulla posta privata di Facebook, la pagina è quella mia, Roberto De Angelis, andate in posta privata dove sta scritto messaggio, lasciate un vostro nome, un vostro recapito telefonico e poi sotto vorrei essere richiamato per andare in diretta in questa è la Roma. Noi prenderemo in considerazione il messaggio e poi nei limiti di tempo consentiti vi chiameremo perché vorremmo far parlare tutti. Quindi Marco Ferazzoli è stato il primo. Allora io dicevo prima che va via un certo tipo di collegamento, vediamo se è pronta anche la seconda connessione.
Vediamo se è pronta la seconda connessione, il secondo collegamento telefonico con Luca stavolta, che dopo Marco Ferrazzoli, che è un altro tifoso della Roma, Luca Di Biasi, un altro grandissimo giallorosso. Allora Luca, un attimo in linea, vediamo un attimo di stabilire il contatto affinché tutti ti possiamo sentire. Luca, sì. Buon pomeriggio. Ciao Alberto, buon pomeriggio. Come stai? Come Luca? Stai? Io bene, tu? Tutto a posto, Luca. Allora, abbiamo aperto la puntata con una prefazione che giova ripeterla. Abbiamo detto c'è Roma-Napoli, ma se la stanno filando in pochi. Tutti pensano al nuovo allenatore, tutti pensano alla finale di Coppa Italia, ma anche la partita col Napoli dovrebbe essere onorata sul campo, o no? Sì, 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 questo è vero, però effettivamente uno guarda le cose che danno che l'occhio, insomma, il derby adesso è l'obiettivo principale. Un po' per tutto, la partita che decide, diciamo, la stagione. Ma Roma-Napoli che partita sarà? Roma-Napoli per me non... ma è difficile interpretarla, se la Roma dovesse giocarla bene se la può giocare. Però il Napoli viene sempre indemoniato qua come Cavani. Cavani ogni volta viene qua fa 2-3 gol, insomma. Vabbè, insomma gli dobbiamo far fare... giocarla bene. Dobbiamo farlo anche arrivare quello. A 30 gol per caso? Capito. Dobbiamo farlo arrivare a 30 gol, Cavani? No. Certamente questo non è obiettivo nostro, tutto il contrario. Si cercherà comunque sia di giocarla bene quella partita, anche se non è la più importante. Non è la più assolutamente importante. Non è la più importante. La più importante è il derby, che decide tutto, decide le sorti di una stagione. Insomma, vincendo il derby o andare comunque sia a fare Europa League. Luca, magari vincendo il Napoli non fai, anzi sicuramente. Luca, ma non è restrittivo pensare solo alla finale di Coppa Italia? Perché di tutto un campionato ci dobbiamo aggrappare all'ipotetica vittoria per il momento di una Coppa, altrimenti in Europa non ci andiamo. Questo è un mezzo fallimento o che cos'altro? Sì, secondo me è un fallimento. Partendo dagli obiettivi che si era prefissata la Roma inizio campionato, è un fallimento. E allora? Però vedendo dal punto di vista obiettivo, da quello che siamo riusciti a fare fino a questo momento... sarebbe un gran risultato vincerla, la finale di Coppa Italia. Perché visto che non hai preso nulla, almeno una Coppa Italia. E non solo la Coppa Italia, ma anche la qualificazione. Cioè certo, rimanere aggrappati a questa finale e non pensare, cioè pensare comunque sia a posteriori che potevi fare molto meglio il campionato, ci fa rimanere male. Un po' più logico. Questo è vero, purtroppo è andata come è andata. Come futuro allenatore della Roma, chi preferisci, Mazzarri o Allegri? Ma domanda impegnativa tra tutte e due, forse Mazzarri dà più carica, anche se insomma speriamo che venga Mazzarri. Senti qua, a parte che stanno squillando i telefoni all'impazzata, sì, squillano tutti i telefoni qua. Dicevo, però sei l'unico che la pensa così, perché tutti si sono schierati con Mazzarri e pochissimi con Allegri. Io penso che sia l'uno che l'altro siano due validissimi allenatori. Sì, validissimi, sì, sì. E se arrivasse invece Stefano Pioli? Bravo allenatore anche tu, però secondo me dà molto più carica Mazzarri alla squadra. Oh, però bisognerà comprare a Mazzarri gli uomini idonei per il suo gioco. Sì, o no? Quello che non hanno fatto con Zeman. Ecco, perché Zeman ci ha messo del suo per andare male, però pure non gli hanno... penso che tutti gli acquisti che voleva non è che gliel'hanno presi, o mi sbaglio? No, infatti tu l'ha subito Verratti e lo gliel'hanno concesso, come tutti gli altri giocatori. Giustamente l'allenatore ha delle pretese nel momento in cui viene qua a Roma. Insomma, non è che è una società da dare soldi a Roma, è una società che vale. E per questo va onorata in tutti i sensi l'allenatore, giustamente dalle direttive. E secondo me vanno accontentati in linea di massima, ma non è che gli puoi concedere tutto, però. Certo. Luca, che partita ti aspetti Roma-Napoli? Che partita sarà? Sonnolenta, scapoli ammogliati o una vera partita di calcio? Ho capito. Luca, ritorna dove stavi prima, perché la linea va e viene.
Esatto, dicevo, rimettiti come stavi prima perché avevi un segnale buono. Ecco, ecco, adesso hai detto. Ecco, perché purtroppo questa compagnia telefonica che tu hai nella nostra zona ha dei problemi molto molto grossi, spero che li risolva nel più breve tempo possibile. Non faccio il nome della compagnia per ovvi motivi, però ci sono dei problemi di comunicazione davvero sì. intensi. Quindi una partita vera a Roma-Napoli per aspettare poi la partita più vera che sarà Lazio-Roma. Che sarà Lazio-Roma, sì. Ecco, e speriamo si arriverà ai calci di rigore? Spero di no, anche perché sennò moriamo un po' tutti. Esatto, anche perché davanti ai calci di rigore come sarai, Luca? Agli ipotetici? Non te lo posso descrivere, è indescrivibile la situazione, perché spero tanto che non accada. Oh, e se no chi sarà più emozionato, Luca o papà Giancarlo? Tutte e due. Tutte e due? Anche lui, ma lo verrà meno a vedere. Esatto, vabbè, sì. Tireremo giù il condominio se vincerà la Roma, dai. Sì. Esatto, Luca, ci rilasciamo con la speranza di poterti sentire pure venerdì prossimo, che noi andremo in onda 51 ore prima del derby Lazio-Roma di Coppa Italia. Ok, allora ci sentiamo presto. Ciao Roberto. Grazie a te, grazie, grazie. Un ringraziamento così anche a Luca Di Biasi, stiamo accontentando un po' tutti quelli che volevano intervenire qui nella nostra puntata. È giusto anche così, è giusto tastare il polso anche al nostro pubblico, il polso ai tifosi e alle tifose. E io ricordo che per intervenire a Questa è la Roma bisogna scrivere sulla posta privata di Facebook del canale Roberto De Angelis, dove trovate la parola messaggio. Antonio, un attimo, allora, dove trovate la parola messaggio sul canale di Facebook Roberto De Angelis con la doppia S, lasciate un vostro nome e un recapito telefonico e noi vi richiameremo. Ci colleghiamo in questo istante con il radio telecronista nonché giornalista Antonio Iozzo. Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio a tutti. Allora, io approfitto sempre della cortesia, della disponibilità e dell'ottima amicizia che ormai ci contraddistingue da diverso tempo con Antonio Iozzo, perché lo prelevo sempre dal suo lavoro. Ricordo che Antonio Iozzo ogni sabato dalle 14.30 circa su Radio 6, il calcio a 5. Domani ci commenterai un'altra partita, Antonio? Sì Roberto, domani però la gara inizierà alle 17, sarà la finale playoff per quanto riguarda la Serie C2, chi vincerà avrà buone possibilità di giocare il prossimo anno in C1, la sfida sarà tra Futsal Ostia e Real Ciampino, una sfida da non perdere. Ciampino? Ho sentito Ciampino? Real Ciampino, Futsal Ostia. Chi è più favorito, l'Ostia o il Ciampino? Allora, sono due grandissime squadre, è una partita sulla carta molto incerta, c'è già stato un precedente in Coppa, all'andata vinse il Real Ciampino, al ritorno vinse il Futsal Ostia, quindi una vittoria a testa, solo che passò il Real Ciampino per la migliore differenza reti. Allora, adesso io mi rivolgo ad Antonio Iozzo come giornalista che sta sui fatti. Chi sarà il nuovo allenatore della Roma? Quali informazioni hai in tuo possesso? Allora, i nomi sono quelli che se avete sentito nel corso di questi giorni. Si parla di un litigio tra Berlusconi e Allegri e con una battuta del presidente del Milan che ha detto Allegri andrà alla Roma, quindi Allegri potrebbe essere una pista importante per i giallorossi, anche se secondo me dalle notizie che ho la prima scelta della società giallorossa sarebbe Walter Mazzarri. Chi è l'allenatore più idoneo tra i due per guidare la Roma del futuro? Allora, diciamo che sicuramente in un ambiente come quello romano servirebbe secondo me una grande scossa soprattutto a livello caratteriale, un allenatore in grado di saper gestire il gruppo e di non farsi condizionare da tutto quello che ruota intorno alla piazza e all'ambiente, e in questo Walter Mazzarri credo che sia secondo a pochi. Ma Allegri potrebbe essere all'altezza della situazione oppure è inferiore rispetto a Mazzarri?
Allora, Allegri è stato, ha ricevuto molti complimenti quest'anno per essere riuscito a valorizzare alcuni giovani al Milan. Cito De Sciglio ed El Shaarawy, che quest'anno è finalmente definitivamente esploso. Però spesso e volentieri viene accusato per alcune scelte, per alcuni cambi che francamente lasciano più di un dubbio nella mente degli esperti e di chi segue il calcio in generale. E probabilmente Allegri, quando azzecca le scelte giuste, è un mister che fa giocare meglio le sue squadre. Mazzarri invece va più al sodo, preferisce magari dare meno spettacolo e badare più ai fatti. Esatto, hai individuato molto bene le differenze fra i due. Roma-Napoli, domenica prossima, sarà una partita tra Scapoli e Ammogliati soporifera o una vera partita di calcio, secondo te? Io credo più nella prima opzione. È una partita che non serve a nessuna delle due squadre, perché ormai il Napoli è arrivato secondo, ha raggiunto il suo obiettivo. La Roma invece è matematicamente fuori dalla zona Europa League e soprattutto alla testa altrove. Quindi io penso che sarà una brutta partita di fine stagione, che soprattutto poi in questo periodo potrebbe essere condizionata molto dal caldo. Ma domenica prossima quante brutte partite ci saranno? Anche la Juventus, campione d'Italia, potrà fare una partita soporifera, secondo te? E c'è questo rischio, il rischio inutile nasconderlo esiste, dipenderà molto dalle scelte che faranno i diversi allenatori, perché se un Conte dovesse schierare i vari Giaccherini, Padoin, Matri, Giovinco, gente che nell'ultimo periodo non ha giocato quasi mai, gente del genere, insomma, potrebbe avere le motivazioni, perché molti di questi giocatori sono in dubbio per il prossimo anno e devono dimostrare qualcosa se vogliono convincere la società a dargli nuova fiducia. Quindi in base alle scelte cambierà soprattutto l'aspetto mentale dei giocatori e soprattutto cambieranno le motivazioni che metteranno in campo i diversi elementi. Per quanto riguarda la finalissima di Coppa Italia, sei d'accordo con il TAR del Lazio che si deve giocare alle 18 o tranquillamente si sarebbe potuto giocare pure alle 21? Allora, questo è un discorso che meriterebbe molto molto tempo. Diciamo che si ritiene che giocare in un orario che dove ci sia luce, tra virgolette, perché con le giornate che si vanno ad allungare, le 18 è un orario che prevede ancora luce, e si ritiene che partite del genere e soprattutto derby vadano giocati quando, diciamo, ci sia luce e non al buio, perché di notte è più probabile assistere a episodi spiacevoli. E quindi speriamo che poi sia una festa del calcio, una finale dedicata alla nostra città, Roma, come Roma e come Lazio, per vedere una bella finale, chissà. Noi ci risentiremo venerdì prossimo, Antonio, perché poi dopo, piano piano, come dicevo già Luigi Pasculli della redazione romana, faremo delle piccole cartoline, dei piccoli editoriali con tutti i nostri, con tutte le nostre voci amiche di Questa è la Roma, tra cui ci sei anche te, per cui vedremo progetti e promesse per il futuro giallorosso, quali potrebbero essere, viste da un giornalista obiettivo come te, che si avvicina molto alla realtà e dei fatti. In gergo Antonio Iozio è chiamato il giudice, per cui meglio di te penso che non ce ne sia nessuno, e a parte gli epiteti e i titoli che si danno in gergo, io vi posso dire tranquillamente che Antonio Iozio è un ottimo radiotelecronista, perché ha una capacità di sintesi eccezionale, ma soprattutto è un ottimo giornalista che, oltre che essere tifoso di una squadra, guarda ai fatti e li analizza a 360 gradi, per cui secondo me è uno dei migliori proprio sull'analisi specifica di tutte le squadre di calcio. Antonio, noi ci risentiamo venerdì prossimo. Grazie Roberto per i complimenti, ci sentiamo venerdì prossimo, un saluto a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Buon fine settimana e buona domenica, grazie Antonio.
Ciao. Grazie a te Roberto, ciao. Ciao, ringraziamento così, Antonio stava in un lavoro di redazione, io spero che non lo fucilino, perché? Perché io sono pazzo, vado a cercare le persone a più non posso, poi tante volte mi devo rendere conto che hanno anche un lavoro secolare e a volte non possono essere assolutamente disturbati. Chiedo scusa a tutti, superiori, inferiori, se c'è stato qualche problema, ma questa è la Roma, ci sta travolgendo in una maniera spassionata, in una maniera eccezionale. E poi, come potete vedere, quello che ci eravamo prefissati all'origine di questa è la Roma, sta vedendo molto bene la luce. Perché? Perché chiaramente tutte le voci amiche, tutti gli opinionisti hanno una freddezza e una logica davvero numero uno, una logica eccezionale nell'analizzare un po' tutti quanti i fatti, tutti quanti gli argomenti che riguardano la Roma. Allora mi dite un attimo come siamo conciati, perché da Roma vedo sul monitor degli strani segnali. Allora facciamo così, se mi contattate un attimo il signor Massimo Penso, se no mi dite che se lo faccio io in diretta qui da Santa Marinella, basta saperlo, perché dobbiamo andare pure verso la chiusura, ragazzi, per cui non è che possiamo avere un tempo illimitato. A proposito, vi annuncio, perché qualcuno già me l'ha scritto, dice ma oggi l'oroscopo della settimana, allora l'oroscopo della settimana ci sarà intorno alle ore 17:30, perché prima la connessione purtroppo non ha retto. Allora l'oroscopo della settimana per tutti voi che amate questa rubrica ci sarà intorno alle 17:30, per cui è un motivo in più per rimanere connessi su stapradio.it, una connessione molto semplice, molto facile da dover trovare e effettuare. Massimo, ci sei? No, no, rimaniamo qui perché devo correre. Aspetta, ti chiamo a casa. Allora, ok. Allora, anche perché si perdono i contatti, si perdono le connessioni. Mamma mia, questo è il bello della diretta, ragazzi. Questo è il bello della diretta. Vediamo un po' che sta succedendo. Squilla, per squillare, squilla. Vediamo se è possibile collegarci. Devo fare tipo una cronistoria. Massimo, ci sei? Un attimo solo. Allora, devo fare una cronistoria perché io mi devo rendere conto che a volte ho il pallino della televisione, cioè in televisione si vede quando c'è difficoltà in un contatto telefonico, qui essendo in radio non si vede e io devo commentare come un radiocronista quando il collegamento funziona o no. Massimo Penso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori. Allora, chiudiamo in bellezza con te. Tre argomenti all'ordine del giorno, ne abbiamo sentiti diversi, disparati. Con te però vorrei partire subito da Roma-Napoli, perché tutti coloro che si sono avvicendati oggi in questa è la Roma, sì, Roma-Napoli, partita soporifera, ma chi se ne importa di Roma-Napoli, ci interessa la finale di Coppa Italia, c'è Roma-Napoli, ma io nemmeno me la vedrò, forse andrò al mare, bla bla bla, via discorrendo, però dovremmo trattare con onore questo incontro con il Napoli, anche perché per una questione di principio si dovrebbe tentare di vincere col Napoli, o no? Ma io credo che in ogni partita, anche se amichevole, uno deve cercare sempre di vincere, perché lo sport è questo, no? Non è che se fanno le partite amichevoli, abbracciamoci, questi sono dei professionisti e come tali dovrebbero impegnarsi sempre, quindi per loro dovrebbe essere sempre una finale. Certo, trovare gli stimoli in una partita che non ha senso è difficile, perché abbiamo visto molte volte che questi giocatori super pagati devono avere degli stimoli grandissimi per dare sempre tutto, e anche quando ce l'hanno a volte vengono meno, no? Specialmente nella Roma, io mi sono accorto che questo succede specialmente nella Roma, perché io vedo squadre che sono avvelenate, una squadra che io non posso vedere calcisticamente che è la Juventus, però insomma qualsiasi partita gioca, anche se ha vinto lo scudetto con 6 giornate d'anticipo, lotta sempre per vincere. Esatto, però e l'ha vinto con merito sul campo, perché questo è uno dei pochi che ha vinto con merito, come quello dell'altro anno, a parte quelli precedenti, che insomma la storia ci insegna che
sono più quelli che ha vinto per favori arbitrali che quelli che ha vinto, certo, dei quali poi non aveva bisogno dei favori arbitrali, perché la squadra è sempre stata forte. È vero, no? Ecco. è vero. E anche quando è stata Moggi ha fatto quello che ha fatto, era una squadra straordinaria, stratosferica, c'era di tutto quella squadra, non c'era bisogno di comprarsi gli arbitri, o quantomeno di cercarli di ammorbidirli, no? Più esatto. Che comprarli è una parola forte, ma ammorbidirli sì. Quindi è storia, poi hanno smentito, quello hanno chiuso addirittura dentro le spogliatoie a Paparesta, quindi ma che siamo veramente al cinema qua? Sono nei primi West se le vostre cose. Ecco, forse vedevamo un film e non un campionato di calcio. Veniamo invece a Roma-Napoli e chiudiamo il discorso su Roma-Napoli. Che partita sarà secondo te? Divertente o sbadiglieremo dal primo al novantesimo minuto? Forse è divertente, perché nessuno dei due ha niente da perdere, né da vincere, né da guadagnare. Può darsi che se non è una giornata che fa particolarmente caldo, forse si impegnano. La rivalità c'è sempre tra Roma e Napoli, e quindi... Forse una partita con tanti gol potrebbe essere. Potrebbe, però non so che dirti, guarda, è veramente una partita indecifrabile questa, perché, ripeto, quello che fa la differenza in una partita di calcio sono sempre gli stimoli. È vero. Questa partita nessuno dei due ha gli stimoli per poter fare bene. Roma-Napoli, Lazio-Roma, finale di Coppa Italia. Allora, anche tu sei convinto, come tutti del resto, che i maggiori stimoli ci saranno nella finalissima di Coppa Italia? Mi pare evidente questo, no? Che debbano essere per forza di cose, ripeto, per, come già detto altre volte, soprattutto per il derby, perché è un'altra cittadina e non è mai amichevole questa, nemmeno il derby del cuore è amichevole. E quindi più ci metti che è un trofeo per la prima volta nella storia di queste due società, si giocano un trofeo in un derby, immagina quello che può essere. Io mi auguro che si cerchi di allentare la tensione, ma soprattutto per la gente di fuori, per quei pochi esagitati, per quei pochi che vanno allo stadio, ma nemmeno ci vanno poi solo per fare danni, per creare problemi, per accoltellare le persone. Sono fortunatamente una sparuta di persone, un sparuto gruppo di persone, però io credo che in uno stato civile queste persone andrebbero prese, imbavagliate e buttate la chiave, perché gente del genere deve essere mandata ai lavori socialmente utili, deve essere andata ad aiutare gli anziani, deve essere andata a scappare la terra, a piantare tutte queste cose qua. Poi non si può dare la colpa alla società, perché la società come può pensare il prefetto, questo fenomeno, perché questo essere prefetto è un fenomeno, come può pensare che la colpa sia della società? Cioè io come faccio a controllare uno che fa degli incidenti a 10 km di distanza dallo stadio, oppure devo fare 6 del pomeriggio? Cioè fammi capire, questo io non capisco, hanno spostato gli orari di notte, di giorno, a mezzanotte, potete giocarla alle 3 di notte, così non ce l'ha nessuno e finisce la canzone, no? Invece di estirpare il male all'origine, no, vanno a prendere pezzo alla società. Ma come si? Non esiste. Quelli che hanno fatto i bu a Balotelli, no? Sono delle persone che fanno bu, sono deprecabili, ma tu li hai individuati, erano 1000. Quanti ce n'erano a me? Cioè, voglio dire, in cima di più lo stadio. Finisce. Cioè, non è inutile che stiamo sempre a fare i garantisti con i tifosi della Roma. Questo non va bene né con i tifosi della Roma né con i tifosi di nessun'altra squadra. Se uno va allo stadio, io ci voglio portare un bambino allo stadio, deve essere padrone e avere il diritto di portarcelo. Questa gente non ce lo può portare. Tutto qua. Analisi molto acuta, molto attenta come di solito, ma dici completamente la verità, perché come fai a portare un bambino allo stadio oggi? Tant'è vero che prima con Virgilio c'è stata una radioascoltatrice che aveva scritto: vorrei portare il mio bimbo di 4 anni al derby, ma ho tanta paura. Come vedi, io non ho sentito perché mi sono collegato adesso, non ho avuto modo di sentire, però è quello che pensano tutti, no? Cioè, se io voglio andare allo stadio, deve essere un posto di aggregazione, un posto di divertimento, di sfottò, di qualsiasi cosa. Io ripeto, forse te l'avrò detto già anche un'altra volta, ma io quando ero ragazzetta, avrò avuto 15 anni, 16 anni, eravamo mischiati, i tifosi romanisti e laziali, stavamo tutti insieme nei derby. Non c'era la separazione. Una volta sì. Io mi trovavo insieme nella tribuna Tevere, mi trovavo insieme a tifosi laziali, stavi lì, facevi tu scassottate, tu cazzotti, finivi, andavi a prendere anche a fare, e grazie. Oggi devi stare attenta perché ti pulcitano, ti danno le coltellate. Cioè, ma stiamo scherzando. Ma questo è lo specchio della società.
è lo specchio della società. Questa è gente che va lì non perché è tifosa da Roma o della Lazio, quella è gente che va lì solo per delinquere. E allora tu che li prendi, gli individui, questa gente va messa in una certa maniera, in una certa situazione, va messa in modo che non debba nuocere. Cioè tutti si lamentano per il DASPO che è stato dato a determinati, se gliel'hanno dato, forse qualcuno l'hanno mischiato nella storia, cioè è finito per sbaglio, no? Perché succede anche questo, poi dopo tu fai tutta l'erba in fascio, prendi uno che sta in mezzo e cammina per la strada, gli meni, e quello ha preso per un delinquente, invece non è vero. Se tu però accerti con le telecamere, con un altro sistema, che effettivamente quella persona ha recato danno, quella persona ha fatto questo, quella non deve andare più allo stadio. E lui deve vengono a difendere, quelli devono andare a firmare un'ora prima, un'ora dopo, mezz'ora e mezzo, non ci devono andare più. Punto. Questo, se no, no. Ma questo vale come nel calcio, vale anche nella vita civile. Capito? Nella vita civile non si può tenere, indipendentemente dal colore, perché potrebbe essere anche un bianco che prende a pincorate tre persone e c'è un decreto di espulsione. Capito? Non è possibile. Cioè noi dobbiamo essere garantiti, non dobbiamo essere garantisti, dobbiamo essere garantiti, tutelati perché paghiamo le tasse, siamo dei cittadini per bene e non facciamo male a nessuno. Se qualcuno ci fa del male perché già l'ha fatto precedentemente, deve essere redarguito, punito, arrestato, non devono buttare chiave, questo devono fare. Poi dopo se uno pensa che questi sono discorsi di estrema destra, no, non c'entra più né estrema destra né estrema sinistra, c'entra un ordine pubblico e una sicurezza per le strade, come dici te, che non esiste più. Quell'altro è senegalese che ha ammazzato quella ragazza a Livorno, quello c'aveva tre decreti di espulsione, tre ce n'aveva, non ce n'era uno, ma al secondo decreto, ma tu lo vuoi accompagnare a casa sua con un aereo e lo butti senza paracadute? Scusa, col paracadute? Sì, beh, vabbè, giustamente. No, col paracadute, mi sono sbagliato. Ecco, questo lo volevi fare, quello non l'ammazzava. Quello con la ragazza non l'ammazzava, perché al secondo decreto, già io a prima l'avevo mandato via, perché al primo l'avevo accompagnato a casa tua. Esatto. Quindi, e di tutto... Al secondo, voglio dire, se ci porto col pullman, al terzo caro plano. Sì, sì, sì. E di tutto questo... No, hanno aspettato il terzo per ammazzare la persona. E di tutto questo circolo di cronaca che hai fatto bene ad evidenziare, dobbiamo rientrare nel mondo del calcio. Quindi le curve, e non solo queste, sono lo specchio di questa società tesa. Esattamente. In alcuni frangenti, alcune diciamo frange, io non li chiamerei tifosi, perché chi delinque in questo modo non è un tifoso, è uno che ce l'ha con la vita, ce l'ha con il mondo intero, ce l'ha con laziale o con romanista solo perché è di un'altra fede, perché deve sfogare tutta la repressione che lui ha durante la giornata e durante la sua vita, perché se fosse una persona normale che ha un lavoro, che ha un modo di vivere tranquillo e beato, non sfogherebbe i suoi istinti contro altre persone, no? Certo. Che voglio dire. Quindi se lo fa vuol dire che alla base c'è qualcosa che non funziona in questa persona, bisogna andare a vedere perché non funziona. Capire le motivazioni e trovare i cosiddetti mezzi e strumenti necessari affinché questa situazione venga sempre meno, affinché sia debellata in maniera civile e progressista. Certamente, questo deve essere civile e progressista. Ci sono tante possibilità di queste persone, invece di mandarle allo stadio, le mandi a fare dei lavori socialmente utili e di controlli. E quindi il problema è risolto, no? Si risolve, perché non vuoi risolvere? Ci vuole la volontà alla base, che non esiste attualmente. Ma non esiste perché hanno tutti paura questa gente, io non so perché non lo fanno. C'è uno allo stadio che io non conosco, che tutte le sante domeniche, va bene, ma da anni, da quando io andavo allo stadio, ormai ho smesso, butta i petardi dentro al sottopassaggio. Boom, boom, boom. Allora quello intorno ci avrà tutte persone che lo vedono, no? Ma possibile che non c'è uno che riesce a prendere questo e dire bello, i petardi non si buttano, caro, perché sennò ti potrebbero scoppiare in mano, capito? È la realtà questa, tutte le sante domeniche questo butta i petardi dentro i sottopassaggi, è sempre lo stesso. Vabbè, aspetta un attimo, però quando tu eri presente puoi parlarne direttamente. Ma parlo adesso perché li sento quando entra la partita, si sentono anche quando tu vedi la Roma lo sala in televisione, senti il botto. Esatto, però tu non hai una certezza matematica che sia sempre quello l'autore. Sempre allo stesso punto, tutte le domeniche, ma che ogni giorno arriva uno da sempre lì, perché io stavo in curva, io ho avuto l'abbonamento per 10 anni in curva sud, no, proprio la curva, diciamo, lato di Istinti Monte Mario, sì. Bene, quindi da quella parte lì ero in alto, e il sottopassaggio dove buttare è sempre lo stesso.
è sempre quello buttato. Ora come la Sassi, che erano 10 persone diverse, ogni domenica cambiava, però c'è sempre qualcuno che butta i petardi là dentro. Mi viene il dubbio che sia sempre ed è un malcostume che dovrebbe essere tolto. Perché allo stadio non si va per buttare i petardi giù. Sono pericolose, sono anzi problemi. Perché questo continua? Dove li prende questi petardi? Se è lui, se non è lui, peggio. Se sono persone diverse, peggio. Sì, e soprattutto poi come fanno a entrare certi materiali all'interno dello stadio? Anche sequestrano le bottigliette d'acqua, devi venire tappo, la bottiglia dell'acqua, te li fanno portare, no? Almeno sì, una volta sì, era così, se tu entravi nella boccetta dell'acqua. No, pure adesso ti tolgono il tappo. Ecco, poi la compri dentro e ti danno l'acqua santa, 3 euro per comprare una boccetta da 20 centilitri d'acqua, 3 euro. Cioè, sì. Voglio dire, ma che mi ha dato l'acqua santa, cioè Papa Benedetto, Papa Francesco, ma lì si all'interno dello stadio si specula con le vendite purtroppo. Ma lì non me la ridanno uguale, cioè voglio dire, ma io il tappo se me lo porto da casa e me lo metto in tasca, chi vuole? Avete appetti, magari ne avevo portato. Sì. Allora, perché se non te lo trovano tu la richiudi, è chiaro. Ma come se togliendomi la bottiglia d'acqua? Tu il problema non lo risolvi così, perché non è la bottiglia d'acqua, perché io dalla curva per arrivare dentro al campo non potevo pedalare per tirare una bottiglia d'acqua. È vero. No, allora, come al solito evidenzi molti lati negativi. La caprina, che non c'entrano niente. Esatto, che col calcio non hanno nulla a che spartire, ma siccome esistono bisogna anche evidenziarli e sottolinearli. Questi sono fatti per chi ha vissuto lo stadio, lo sa che è così. Esatto. Massimo, torniamo un attimo al frivolo, anche se è difficile. Sì. Mazzarri o Allegri o un altro, chi preferisci te? Guarda, io Mazzarri e Allegri sono due allenatori completamente diversi. Uno è abituato anche a lavorare con i giovani, e la Roma ne è piena di giovani, parlo di Allegri, ha dimostrato di essere un allenatore valido, come del resto Mazzarri, forse con la grinta, il carattere. L'unica perplessità che ho su Mazzarri è che il suo modo di fare, con questi giocatori che abbiamo noi, visto che abbiamo fatto fuori Zema, abbiamo fatto fuori Ranieri, meno male, abbiamo fatto fuori tanti altri allenatori, e io non so quanto durerebbe Mazzarri con questo sistema da sergente di ferro, capito? Sì, sì, sì. Ecco, questa è la... Però io credo che siano due ottimi allenatori, insomma, hanno dimostrato, uno col Napoli, in 2 anni è arrivato 2 volte in Champions League, è arrivato secondo, è arrivato terzo, quell'altro mi pare che ha vinto anche lo scudetto, no, Allegri, Corbina? Sì, sì, sono i fatti. Scudetto, poi dopo è chiaro, quando vai in Coppa dei Campioni e ti scontri col Barcellona, che pur non è più quello di una volta, però tu c'hai pizza e fighi, è chiaro che non puoi pensare di vincere col Barcellona, no? Esatto, quindi o Mazzarri o Allegri... Oh, io sarei contento di entrambi, ripeto, e poi che la società... La perplessità sia sull'uno che sull'altro, uno che la società piace come fa giocare la squadra, ma insomma questo è il discorso che... Vedi in televisione, poi dopo all'atto pratico bisognerebbe vedere come si potrebbe eventualmente, ma non c'è solo un'ipotesi. Esatto. E Klopp, quello del Klopp, mi pare si chiama, come si chiama? Quello del Borussia Dortmund. E Borussia gioca un calcio stellare. E Borussia Dortmund. Sì, sì, sì. Gioca un calcio stellare, con giocatori semi sconosciuti sono diventati tutti fenomeni. È un allenatore che ci ha saputo fare in quel contesto. Non è che quest'anno è arrivato in finale della Coppa Campione, perché ha vinto 2 anni di fila la Bundesliga. A danni del Bayern, ha vinto 2 anni fa e 3 anni fa, quest'anno l'ha vinto il Bayern, però loro sono arrivati in finale della Coppa dei Campioni, quindi vuol dire che questo ha lavorato bene, vuol dire che questo fa giocare bene i giocatori e quindi ha tutti i requisiti per essere un grande allenatore. Ora, in un contesto come quello tedesco può darsi che va bene, in uno italiano può darsi di no. Beh, quindi se tu mi dici che ti piace, a me piace quello come gioca nel squadra, perché a me piace vedere giocare a pallone. Sì, 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 siamo amanti del gioco del pallone, è vero. Il gioco del calcio, e quello fa vedere il gioco del calcio, cosa che non fanno, ma Mazzarri non è che fa un gioco spettacolare, diciamoci la verità. Mazzarri fa un calcio pratico. Ecco, calcio pratico, c'ha davanti Cavani, va via in contropiede, gli ha fatto 27 gol, 28 gol, è arrivato delegato. 28, sì, sì. Cavani sarebbe arrivato sesto. Quindi... Mazzarri o Allegri possono andare bene, però alla fine un allenatore che sappia impostare un gioco che fa anche divertire i tifosi e possa portare punti preziosi alla squadra giallorossa. Anche un allenatore, comunque, non che ricominciamo il progetto altri 3 anni, perché insomma i progetti sono finiti, la squadra... Beh, mo basta. Mo basta, mo compra giocatori fatti, mettere insieme a quelli da fare, e poi vediamo se si può lottare per arrivare secondi, terzi, ma insomma... quantomeno rientrare e respirare l'aria della Champions League, voglio dire, no?
Esatto. Ma manco l'Europa League, perché l'Europa League serve a poco. È un contentino che dà solo fastidio ai giocatori, che giocano giovedì e la domenica poi ci sono le scuse, ma abbiamo giocato giovedì. E poi tutti la snobbano, non so perché solo in Italia snobbiamo l'Europa League. Lazio ci gioca, il Chelsea l'ha vinta, quindi voglio dire, solo noi, perché noi siamo così. Noi siamo un popolo che snobbiamo un po' tutto. Anche la Coppa Italia si snobbava una volta, invece adesso è diventato uno dei trofei più importanti. No, anche perché col campionato mezzo fallimentare di Roma e Lazio per motivi diversi, la Coppa Italia rimane l'unico trofeo che, oltre che portarti in Europa, può arricchire la tua bacheca. Ma certo, non solo, ma la Roma poi ha un punto, un vantaggio ancora in più, che è quello di Crucisti, una stella sul petto che nessuno sa. Esatto. Quindi voglio dire, la decima coppa, arrivare prima della Juventus almeno... Significa mettersi, se non vado errato, anche una stella d'argento sul petto. D'argento sul petto, sì, le 10 coppe portano alla stella d'argento. Esatto. Prima della Juventus, che è l'unica coppetta che ne ha vinte 9. Esatto, e speriamo che questa sia la volta buona per mettersi questa stella d'argento, chissà. Ma anche rubando, perché va bene, sì, pure con autocorno novantesimo. Ma per carità, qui entriamo nello spirito più folcloristico, è vero. Anzi, anche meglio, con rigore inesistente, no? Va bene tutto, purché si vinca. Tutto. Purché si vinca. Massimo... In questo caso non mi interessa il bel gioco, mi interessa vincere. Esatto, ma al bel gioco ci penseremo il prossimo anno, con un allenatore capace e con degli acquisti mirati e forti per poter avere rispettare le ambizioni dei tifosi romanisti, che esatto, hanno sempre dato tutto e sono quelli che in tutto questo rimettono soltanto. Massimo, ci ridiamo appuntamento fra 7 giorni, 51 ore prima dello svolgimento della partita di finalissima di Coppa Italia Lazio-Roma, per cui sarà un'altra puntata fantascientifica di Questa è la Roma. Io per il momento ti ringrazio della tua cortesia, della tua disponibilità, mi saluti la tua, di famiglia e tutte le famiglie collegate, un grande abbraccio e buon fine settimana. Le famiglie, quelle collegate, perché mio figlio, la compagna aspetta un bambino, quindi voglio dire... Quindi sono tutte famiglie collegate. Aumento, per cui in Sicilia aumenta, cresce la famiglia. Sì, in Sicilia, in Toscana, stai diventando internazionale praticamente. Sì, dappertutto, adesso ho appena tornato dalla Sicilia. Quindi... Ecco apposta. Tutto... E poi, come al solito, adesso abbiamo trovato il sistema per raggiungerti e in Toscana e in Sicilia, per cui ci sarai sempre vicino a noi. A me, sempre un piacere parlare con te, magari... Anche se dico tante stupidaggini. No, ascoltiamo tutti noi. Per cui va bene così. Tanto lasciano il tempo che trovano. Ascoltiamo. Però, ma se non sfogo lo facciamo tra di noi, perché lo facciamo. Certo, è vero. Massimo, un grande abbraccio, buon fine settimana. Allora, buon fine settimana anche a te, famiglia, a tutti i tuoi radioascoltatori. Grazie Massimo, buon pomeriggio. Grazie. Allora, lasciamo così anche Massimo Penso. Purtroppo dobbiamo chiudere, ragazzi, perché avrei altre 4 persone da ascoltare. Lo faremo venerdì prossimo. Venerdì prossimo cercheremo di essere, insomma, più globali possibile, ovvero sia sentire il maggior numero di voci in diretta qui in Questa è la Roma. Ricordo ancora una volta, chiedo scusa se per qualcuno sono noioso, ma è necessario farlo. Per intervenire in diretta in Questa è la Roma, andate su Facebook, la pagina è quella mia, di Roberto De Angelis, doppia S, Roberto De Angelis. Se volete chiedete pure l'amicizia, sarete tutti bene accetti, perché dobbiamo allargare la nostra famiglia di Facebook, giallorossa chiaramente. E vi dicevo, andate sulla pagina di Facebook Roberto De Angelis con la doppia S, dove trovate la casella messaggio, cliccateci sopra, scrivete il vostro nome, un recapito telefonico e noi vi richiameremo per poter andare in diretta nelle puntate di Questa è la Roma e farvi dire tranquillamente, civilmente, la vostra opinione. Perché molti mi hanno scritto, dice, ma io sono magari in dissenso con quello che dite voi, è chiaro che non mi fate intervenire. Assolutamente no, noi stiamo stilando una lista, chi vuole si può aggiungere,
ripeto per l'ultima volta, andate sul canale di Facebook Roberto De Angelis doppia S, quello con la maschera di Zorro, andate sulla casella messaggio, lasciateci un messaggio col vostro nome e un recapito telefonico e noi vi richiameremo. Se poi vorrete anche chiedere amicizia sul nostro canale di Facebook Roberto De Angelis, bene accetti. Io vi esorto a chiedere l'amicizia sul canale Facebook Roberto De Angelis con la doppia S e sul canale Fantacalcio Tini del nostro direttore Stefano Tini, quindi sia su Fantacalcio Tini che su Roberto De Angelis che su tutti gli altri canali collegati, quindi di Luigi Pasculli, di Jacopo Palizzi, di Virgilio Virgi, di Emiliano Ginestrini, di Luca Pellegrini e chi più ne ha più ne metta, quindi con tutti i personaggi che orbitano intorno a www.stapradio.it, per tutti coloro che stanno aspettando, attendendo anzi l'oroscopo della settimana, ci sarà verso le 17.30 17.35 circa, mi raccomando rimanete sempre con noi e stasera alle 19.40 il direttore Stefano Tini con l'ennesima puntata di 10 più jolly, prima parte le ultime dei campi, quindi si collegherà con tutti i campi delle squadre impegnate nel campionato di Serie A e poi nella seconda parte avremo tutte quei pronostici e quelle profezie che servono per i fantacalcisti, per le fantaformazioni. Allora, chiaramente il fantacalcio di 10 più jolly sta andando verso la sua conclusione, ma faccio anche un'altra esortazione, amiche e amici all'ascolto di Stap Radio, pure che l'ultima puntata, mandate le vostre formazioni, perché pure che gareggerete simbolicamente per una puntata, non fa nulla, aumenteremo la nostra famiglia perché dobbiamo essere sempre più numerosi che mai. Ricordate allora, questa è la Roma, ogni venerdì con Roberto De Angelis, ci sono tante altre trasmissioni interessanti su stapradio.it, tra le 17.30-35 l'oroscopo della settimana, le 19.40 10 più jolly col nostro direttore Stefano Tini, per quanto mi riguarda e tutti, il più cordiale buon fine settimana, buona domenica, speriamo che finalmente torni l'estate e io vi lascio con la nostra sigla, ovvero sia con Roma 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 di Antonello Venditti, grazie a tutti, alla prossima settimana dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio, ciao da Roberto De Angelis.